Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento straordinario di cultura della nostra isola, chiamato San Mesa Archeodunda. Un grazie al Presidente dell'Unione Nicola Chirchi e all'archeologo Giovanni Meloni che hanno voluto ospitare questo convegno nel comune di Siamanna. Un ringraziamento va anche ai dipendenti dell'Unione e del nostro comune che comunque hanno partecipato alla realizzazione di questo evento. Saluto e do il benvenuto anche ai nostri relatori che ci accompagneranno in questa serata, dove si parlerà sugli Sardana e sugli antichi popoli del Mediterraneo. Saluto il professor Giacomo Cavelier, che avrà come tema Sardana, i popoli del mare, nell'impero Ramessi delle origini del mito e della ricerca. All'archeologo Alfonso Strigiz, con l'Egitto in Sardegna, problemi, luoghi, comuni e contesti. All'archeologo Mauro Perra con la rotta meridionale Sardegna, Comos e Cipro. All'archeologo Alessandro Usai con nuragici, micenei, minoici, ciprioti e cananei dell'età del bronzo, a nuraghi antigori di San Rocco. All'archeologa Gianfranca Salis con Sardegna e Mediterraneo, interazioni e relazioni culturali. All'archeologo Rubens Doriano con Fante Archeologia Sardanica, tre passi nel delirio. Relatori che ci porteranno sicuramente in un mondo dove fino a poco tempo fa era sconosciuto e che grazie alla loro competenza, ai loro studi, ci porteranno a luce quegli eventi storici e della ricchezza culturale che ha anche la nostra isola. È vero, c'è anche molto da scoprire ancora. È per questo che la nostra isola merita un approfondimento anche delle autorità in modo da poter garantire anche con scavi e riportare alla luce quei pezzi di storia che sono ancora sepolti nel nostro territorio. Noi da tempo abbiamo già avviato un progetto di valorizzazione dei beni all'interno del nostro territorio tramite un progetto in collaborazione con l'Unione dei Comuni, un progetto che sta andando avanti. Diciamo che ha riportato, anche se con piccoli studi, alla luce eventi che meritano veramente di essere approfonditi anche con investimenti anche dal punto di vista finanziario. Sicuramente è un primo passo. All'interno di questi sette comuni ognuno porterà anche le proprie risorse a far sì che fra qualche anno anche il nostro territorio possa uscire fuori dai limiti dei fini comunali. Non mi voglio divulgare perché sarà molto più interessante quello che diranno i nostri relatori questa sera e do la parola subito alla dottoressa Gianfranca Salis. Prego. Grazie Sindaco, io porto i saluti della nostra soprintendente, l'ingegner Stocchino, e anche della dottoressa Maura Vargiu, che molto probabilmente però ci raggiungerà durante la serata. Ha avuto un impegno imprevisto, ma ci teneva moltissimo ad essere presente, come anche la nostra soprintendente che appunto ha sicuramente appoggiato l'iniziativa. Quindi ringrazio innanzitutto tutta l'organizzazione, l'Unione dei Comuni, il Comune di Siamanna che ci ha ospitato. Per noi della soprintendenza i momenti di divulgazione sono sempre un invito a cui accetti che accettiamo con grande accettiamo sempre appunto perché riteniamo che faccia parte del nostro lavoro. È il momento in cui cerchiamo di raccontarvi quello che viene fuori dalla quotidianità degli scavi, dei restauri, dell'attività sul territorio. Oggi lo finalizziamo, diciamo, a un argomento ben specifico, anche spinoso, se vogliamo, ma che appunto se è trattato con tutta una serie di dati che possono chiarire i quadri culturali che stanno dietro questi temi, anche mitizzati molto spesso, crediamo che sia, come dire, un momento importante per gli studiosi che si confrontano, ma anche per la comunità che è venuta, vedo anche abbastanza numerosa, ad ascoltarci oggi. Grazie.
Buonasera a tutti, io faccio parte dell'ufficio di piano dell'Unione dei Comuni, porto i saluti di tutti gli uffici. Sarò brevissimo, niente di solo per raccontarvi quello che è il progetto di San Mesa Archeodunda, un progetto che verte alla divulgazione di dati scientifici prodotti dalla ricerca, quella seria. Vogliamo portare questi eventi in tutti i comuni dell'Unione. Iniziamo da Siammanna, ma ci sarà spazio per tutti. L'incontro di questa sera è grazie a un accordo col professor Cavillier, che si è reso subito disponibile assieme al suo gruppo di ricerca e ai suoi studiosi per mettere in piedi questo primo evento. Io volevo più che altro ringraziare tutti i componenti degli uffici, a partire appunto dall'Unione, ma anche al sindaco Velio Melas, che si è prestato a questo primo evento. Ringrazio tutti gli studiosi che sono qui stasera, che hanno accettato il nostro invito. Con questo vi auguro buona continuazione e buona serata. Grazie. Allora, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori, ringrazio anche i colleghi, insomma mi fa sempre piacere vederli, perché in quanto argomento un po' spinoso, come è stato detto, deve necessariamente coinvolgere una pletora di studiosi che comunque hanno l'opportunità di dibattere sulle cose, quindi non dare per scontato sostanzialmente quello che si dice. Parlo di questo e ringrazio di avermi, diciamo, concesso di avviare, innescare il dibattito. L'idea era proprio quella di fare una specie di tavola rotonda con gli studiosi per dare un'occhiata su quelle che possono essere le novità. Perché ultimamente vedo che molti dei miei colleghi si sono occupati anche di, ovviamente, di presenza nuragica nel Mediterraneo occidentale e orientale, e questo chiaramente ben si connette, ben si innesca con, e ben si lega chiaramente con quelli che sono gli studi che sto facendo io. Da un po' di anni sto portando avanti questo progetto Shardana, ma non è il solo, perché anche in Sicilia sto studiando gli Shekelesh e attualmente anche in Toscana i Teresh, perché all'inizio degli studi su questo argomento un po' particolare si era pensato che i toponimi delle isole potessero coincidere con l'origine di questi personaggi, questi guerrieri e pirati, di cui non sappiamo assolutamente nulla. È chiaro, lo dico qui. L'archeologia in tutti questi anni non è stata in grado di spiegare l'origine e la provenienza di questi guerrieri e pirati. Perché questo? Primo, perché questi personaggi sembra che si assimilano molto facilmente nei territori dove si vadano ad installare. E seconda cosa, cosa anche ben più importante, compaiono e scompaiono in un quadro storico abbastanza limitato che vede le grandi potenze del vicino Oriente commerciare tra di loro. Quindi sono pirati e sono guerrieri che hanno il brutto vizio di assaltare le città costiere e di assaltare, ovviamente, che cosa? Solitamente le flotte commerciali. Quindi si innesca un fenomeno del commercio tra le grandi potenze, compaiono queste compagini di personaggi che traggono vantaggio proprio dall'idea che assalire una città costiera o un carico commerciale sia abbastanza redditizio. E allora, velocemente, allora, come vedete, è giusto per chiarire, io non parlo di Sardegna oggi, come non posso parlare di Sardegna nuragica perché non è il mio campo di specializzazione e me ne guarderei piuttosto bene. La Sardegna nuragica e tutto quello che afferisce a questo mondo della cultura nuragica li vedete di fronte a voi, gli specialisti. Io sto semplicemente parlando di un fenomeno da egittologo, di un fenomeno che viene documentato dagli egizi, che lo vedono in una certa maniera, lo considerano in una certa maniera,
e ce lo presentano in una certa maniera, ma secondo le loro divisioni. E questo è l'errore che spesse volte molti studiosi fanno, cioè che non leggono le fonti egiziane da egittologi, le leggono da esterni. E quindi la visione di un egittologo come la visione di un antico egiziano è ben diversa da tutto quello che noi pensiamo, perché è una società complessa che ha le sue caratteristiche. Allora, giusto per farvi un'idea, quando nel XIV e XV secolo noi abbiamo a che fare il mondo conosciuto, cioè un mondo progredito, i grandi imperi dell'epoca sono ubicati in Oriente, nel Mediterraneo orientale. Come vedete, ciascuno ha le proprie zone di influenza. L'Egitto è uno dei più grandi imperi, poi abbiamo ovviamente la Siria, abbiamo chiaramente Babilonia, abbiamo Elam, abbiamo anche il mondo miceneo e abbiamo anche la Scia, che in realtà all'epoca è Cipro. Ora, tutti gli imperi che cosa fanno? Commerciano tra di loro. È questo commercio che innesca la presenza della pirateria. Senza di quello sarebbe stato abbastanza difficile poter individuare tutto questo. Perché? Perché i grandi imperi commerciano tra di loro e commerciano tra di loro scambiandosi anche dei messaggi diplomatici. Perché capite, nell'ottica ben inquadrata secondo un codice di comportamento, se l'Egitto deve inviare del materiale agli ittiti, lo deve fare secondo i canali diplomatici. Non invia roba così, perché c'è un vero e proprio codice di comportamento. E allora le lettere sono quelle lettere di accompagnamento sia del materiale che degli intenti. Perché è importante? Perché i primi pirati vengono citati nelle lettere come autori di che cosa? Di devastazioni. Sono pericolosi, formano delle flotte che attaccano le città. Quindi grazie a queste lettere, che risalgono all'epoca del faraone Amenhotep III e Akhenaton, noi abbiamo l'opportunità di capire quali erano le dinamiche che questi regni in qualche maniera gestivano. Le dinamiche che gestivano era il fatto che se Cipro, per esempio, appartiene alla Siria e al mondo ittita, i micenei sono più alleati degli egiziani. Allora capite che se Cipro è padrona del rame, il miceneo deve trovare il rame, perché il cipriota è il suo antagonista, e allora manda i suoi explorer in tutto il Mediterraneo a cercare nuove fonti di approvvigionamento, perché è un mercato che richiede grandi quantitativi di materiale. Esempio, io cipriota vado in una terra, vedo che c'è la possibilità di estrarre del rame, ma non me ne servono piccoli quantitativi, me ne servono tonnellate annuali. Siamo sull'ordine delle 200-300 tonnellate all'anno. Significa che in una stagione io devo garantire agli egiziani, ai babilonesi, agli elamiti, a quelli che me lo chiedono, i grandi imperi, visto che io sono un impero commerciale e il mio intento è solo quello commerciale, non faccio guerre, non mi interessano le guerre, però produco e faccio in maniera tale che le merci arrivino. Quindi ci sono due direttrici, quella via terrestre, delle carovaniere, e quella marittima. In più, come ho detto, micenei, ciprioti, siriani, tra ugariti e cananei, che cosa fanno? Soprattutto i micenei inviano i loro esplorer in tutto il Mediterraneo occidentale alla ricerca di beni. E il bene va scambiato con altro. Allora, vedete, in questo caso, la ricerca sugli Shardana e i popoli del mare e del Mediterraneo ha come idoneo incipit il concetto di mercenario dell'impero ramessite, cioè i grandi imperi vedono in questi pirati la possibilità di arruolarli come mercenari. Quindi, se noi andiamo a stabilire un po' quelli che erano gli antecedenti, cioè queste tavolette che vedete, queste tavolette qui, ve lo vi faccio vedere, sono tavolette delle lettere diplomatiche del tempo, che i grandi imperi si scambiavano. Queste sono delle brutte copie fatte in argilla cotta, e perciò sono rimaste intatte, in babilonese cuneiforme, e all'inglese del tempo. Scambiavano messaggi in un'unica lingua che fosse compresa da tutti. Ma questo che cosa prevedeva? Che a palazzo egiziano,
Palazzo Mitannico, Palazzo Ittita, c'erano degli appositi traduttori e scribi che facevano questo tipo di lavoro. Addirittura i messaggeri egiziani non li ritroviamo a corte dei babilonesi, in tutte le corti, perché dovevano garantire l'afflusso dei beni e la diplomazia affinché questo sistema potesse continuare. E allora sono state trovate a Tell el Aman. Voi dobbiamo immaginare ovviamente come doveva essere un porto dell'epoca. Un porto dell'epoca aveva le banchine come oggi, le corporazioni. Per esempio nel porto egiziano, nel principale porto egiziano di Pi Ramses, Tel Daba, era un porto franco, gli egiziani consentivano la presenza di altre corporazioni. Tanto è vero che non solo c'erano i ciprioti, ma c'erano i micenei, e addirittura nell'epoca di formazione, cioè quando l'Egitto comincia a entrare in questo sistema che già c'è sotto Tutmosi III, un sovrano che ha conquistato parecchie aree del vicino Oriente e che quindi l'Egitto viene incluso nel club delle grandi potenze commerciali, perché per poter essere incluso dovevi avere un regno grande, un palazzo, dei funzionari e dovevi essere inserito in quel sistema di alleanze, altrimenti non era possibile. Ora capite bene che nel momento in cui l'Egitto entra ha bisogno di fare che cosa? Di concedere i suoi porti agli stranieri che devono commerciare. E in uno dei palazzi che abbiamo ritrovato, gli scavi del collega Manfred Bitak dell'Università di Vienna hanno ritrovato degli affreschi minoici del gioco del toro, provenienti da maestranze, fatti da maestranze di Cnosso, che erano presenti in Egitto e che quindi garantivano queste strutture che erano delle vere e proprie sale e palazzi di rappresentanza per le comunità mercantili che c'erano. E allora vedete, se dovessimo dare un'occhiata a qualche lettera, giusto per farvi capire come funzionava, come vi dicevo, spero di non aiutarvi, ma il sistema su cui si basa tutto il nostro gioco di ricostruzione dei traffici e dei commerci si deve basare sul concetto di comportamento delle grandi potenze, altrimenti la presenza di un prodotto nuragico a Cipro, un prodotto nuragico in Egitto per esempio, dovesse essere trovato, non verrebbe giustificato. Dobbiamo capire perché anche la presenza dei prodotti nuragici sono presenti nel Mediterraneo, ve lo diranno i colleghi, ma io chiaramente per farvi conoscere le origini del mito non posso non farvi leggere alcune delle piccole caratteristiche che ovviamente sono parte di questo grande complesso commerciale. E allora vedete, innanzitutto i rapporti commerciali. Napopuria, re d'Egitto, e Akhenaton, in babilonese Napopuria è praticamente il cartiglio del sovrano, quindi Akhenaton. Allora vedete come in questa lettera, ne ho prese poche giusto per darvi un'idea, se il re babilonese, dite prof, non c'è. Allora, a Napopuria, re d'Egitto, il re babilonese dice, Burneaburiash si chiama, re di Carduniash e Babilonia, dice: tuo fratello, i grandi re si chiamano tra di loro fratelli, hanno questo concetto di alleanza, anche se non sono fratelli e non si sono mai visti, ma hanno l'idea di rapportarsi tra di loro. Allora vedete, io sto bene, a te, alla tua casa, alle tue mogli, ai tuoi figli, alla tua terra, ai tuoi caralli, ai tuoi esercito, come in passato tu e mio padre siete stati alleati, adesso io e te siamo alleati, perentori. Fra noi non si è mai pronunciata parola diversa. Ciò che desideri nella mia terra, scrivimi e te la porteranno. Ciò che io desidero nella tua terra, scrivimi, scriverò e me la porteranno. Perché l'Egitto è un grande produttore di oro e quindi fa gola l'oro a molti dei paesi, ovviamente ritenuti amici. Questa è Babilonia. Ora vedete un po' cosa dice Assurballit, re di Assiria. L'Assiria in questo momento non è il grande impero assiro che conosciamo, verrà fuori dopo. In questo momento stiamo parlando del 1400-1300 avanti Cristo, l'Assiria è un piccolo stato che però cerca di inserirsi nelle relazioni commerciali. E allora che cosa fa? Guardate, al re d'Egitto, non lo nomina per nome, al re d'Egitto, lui non può chiamarlo fratello, è ancora piccolo, però vuole inserirsi nelle trattative commerciali, gli interessa.
E allora dice Assurbanipal, re di Assiria, a te, alla tua casa, alla tua terra, ai tuoi carri, alle tue truppe, salute. Questo è il messaggio inaugurale. Si citano tutte le forze del personaggio per dire come stai. Ho inviato da te il mio messaggero per vederti e per vedere la tua terra. Ti ho inviato un dono e il mio messaggero non trattenerlo, che venga via. Cioè, che ha fatto il re d'Assiria? Ha inviato in Egitto uno dei suoi messaggeri per verificare, ma questi possono di fatto portarmi loro quello di cui ho bisogno? E gli dice anche non lo trattenere, perché talvolta le corti trattenevano i messaggeri finché non ricevevano quello che gli spettava. Ora vedete, problemi col commercio a lunga distanza. Sempre al re Akhenaton, mio fratello, Burnaburiash, re di Babilonia, gli dice: ora i miei mercanti che erano partiti col mio messaggero si erano trattenuti in Canaan per affari, nella città di Acco, ma i capi locali li hanno uccisi e portato via il mio argento. Ricordate che all'epoca l'Egitto non produce argento, e argento è la moneta locale. Sono pezzi d'argento quelli che costituiscono la moneta. Allora che cosa dice il re di Babilonia? Nella tua terra sono stato derubato? Canaan, nella tua terra, è sotto l'impero egizio e i suoi re sono tuoi servi. Se non uccidi quegli uomini, torneranno a uccidere o una mia carovana o i tuoi messaggeri e il nostro rapporto si interromperà. Quindi vedete, c'è un certo gioco di reciprocità, cioè chiunque ha sotto il proprio dominio deve far garantire il fatto che le merci devono arrivare compiutamente. Ora, guardate esattamente che cosa dice il re di Mitanni, che è un'altra formazione che poi scomparirà, perché ovviamente gli Ittiti in qualche maniera la distruggeranno. Sono tutti antagonisti di grossi regni. Ai re di Canaan, servi di mio fratello il faraone, così parla il re di Mitanni: ecco che ti ho inviato a Chia, mio messaggio del re d'Egitto, mio fratello, nessuno lo trattenga. Questo è un lascia passare. Sta dicendo: non lo trattenete, sano e salvo fatelo entrare in Egitto e affidatelo al capo guarnigione. Quindi capite, sono territori e sono imperi che hanno bisogno ovviamente di una struttura complessa per poter in qualche maniera funzionare: capi guarnigione ai confini, porti controllati e una diplomazia che fa praticamente fatica talvolta a mantenere l'ordine. Ora vedete che cosa succede con la pirateria. Al re di Ugarit, mio fratello, dice il messaggero del re di Tiro. Vedete, Tiro e Ugarit sono due imperi commerciali che però sono piccoli re, non sono a livello dell'Egitto, sono piccoli, ma tra di loro colloquiano. Qui da me ogni cosa è tranquilla, là da te auguro ogni bene. Allora dice, delle tue navi che avevi inviato verso l'Egitto, questa presso Tiro è stata danneggiata da un violento uragano. Allontanandosi l'uragano, allora il capitano dei naufraghi ha salvato tutto il grano con mano esperta, cioè è stato capace. Ed io, tutto il loro grano, tutti gli uomini, ogni cosa delle loro mani, del capitano dei naufraghi, ho preso in custodia e a loro restituirò, allorché l'altra tua nave che si trova ad Acco verrà scaricata. Quindi, fratello mio, non porre preoccupazione, ci ho pensato io. Secondo voi il re di Tiro perché lo fa? Perché sta aspettando un corrispettivo che gli deve arrivare proprio da Ugarit e che se non gli arriva non restituirà tutti i beni che ha preso dall'altra nave. Vedete come tra di loro in qualche maniera c'è sempre un fortissimo antagonismo. Sempre in un'altra lettera, al re di Ugarit, mio signore, dice il messaggero del comandante tuo servo: il faraone ha detto che pagherà in argento la spedizione finché io non avrò mandato un messaggio a te di conferma. Ora io mando il messaggio al re per reperire le navi e di mandarle in Egitto, così il faraone la spedizione invierà a te. Cioè, gli ugaritici e tutti i regni piccoli, il faraone non ne vuol sapere di inviare le proprie navi. Gli egiziani non vogliono navigare nel Mediterraneo perché hanno già tutti questi regni che lo fanno per loro. Navigano sul Nilo, sono capaci di navigare, ma non gli interessa. Quindi il faraone, se deve dare una spedizione di oro, per esempio, aspetta che le navi degli ugaritici, ciprioti, micenei arrivino in Egitto, le carica e gliele rispedisce, ma prima vuole il pagamento. Quindi il messaggero va col pagamento. Lui dice: bene, manda al re la conferma,
una volta che il re ha ricevuto la conferma, gli manda le navi e loro caricano i beni. Vedete, sono trattative non così immediate. Sono il tipico modus operandi dell'epoca nel fare le cose, nello scambio. È quasi finito, abbiate pazienza con queste annose lettere. Al re d'Egitto, mio fratello, dice il re di Cipro, perché mai mio fratello mi ha detto queste parole? Che cosa era successo? Questo mio fratello non lo sa? Io non ho fatto nulla di simile, piuttosto gli uomini di Lucchi, i Lucca, sono uno dei popoli del mare, sono dei mercenari, ma soprattutto sono dei pirati, ogni anno prendono una mia città nella mia terra. Fratello mio, tu mi hai detto, uomini della tua terra stavano con loro, con i pirati lici, ma io non sapevo che stavano con loro. Se c'erano uomini della mia terra, tu scrivimelo e io agirò secondo il mio cuore. Tu non conosci gli uomini della mia terra, non farebbero mai una cosa simile. Che succede? Che Cipro, siccome è una grande potenza commerciale, assolda talvolta i pirati per danneggiare le navi degli altri. Ora, siccome il sovrano è venuto a saperlo, Cipro è avversario di Micene, che è alleato dell'Egitto. Siccome il faraone l'ha saputo, gli ha detto, ma scusami, ma come ti sei permesso? Cioè, mi mandi i doni e poi mi fai attaccare le navi con i pirati lici. Ma, insomma, pirati lici perché stanno in Anatolia, vicino a Cipro. E quindi, giustamente, lui fa il finto tonto, no? Dice, no, ma io non ne sapevo niente, ma figuriamoci. Intanto il carico lo ha preso. Perché ricordate che questi pirati e navigatori, tra cui ci sono i Sardana, i Lucca, i Deien, i Teresci, i Shekelesh, assaltano i carichi, si impadroniscono del bottino. Ma secondo voi a chi lo danno poi? A chi lo vendono? Se io prendo una nave micenea che sta caricando, per esempio, dei lingotti di rame, un quantitativo, una nave cipriota, sì, questi popoli, queste genti, diciamole così, vivono a bordo delle navi, i testi ce lo dicono, proprio vivono a bordo, fanno questo tipo di razzie e sono bravi a fare tutto, a fondersi le armi, ad aggiustarsi tutto quanto, però chiaramente quantitativi grandi come questi, che se ne fanno? Li vanno a vendere praticamente agli avversari. Li offrono. Allora capite, da un lato noi abbiamo un codice di qualcosa di perfettamente incentrato, dall'altro ci sono queste compagini che giocano molto sui beni dell'altro. Ora, l'ultima cosa, vedete, al re d'Egitto, il re di Alascia, che cosa dice? Fratello mio, rimanda subito il mio messaggero sano e salvo, lui è un mio mercante, che il tuo esattore non si avvicini a lui e alla sua nave. Capite come veniva? Cioè, tra di loro sostanzialmente cercavano in qualche maniera di non crearsi problemi. E allora l'ultimo, Assaridannu, governatore di Uc, che non c'entra con gli Sardana, abbiate pazienza, e nessuno mi dica che sa dove che c'ha la U, perché non c'entra nulla, è una questione semitica. Mio signore, dice il messaggio, egli è giunto e ha battuto la guardia e saccheggiato la città. Il nostro cibo ha depredato, anche i vigneti sono perduti, la nostra città è distrutta. E distrutta, ecco quanto dovevi conoscere. Sono città vicino Ugarit, del possesso di Ugarit, attaccate chiaramente da chi? Da questi pirati fomentati da regni vicini che vanno praticamente a distruggere i vigneti e tutto quello che trovano. L'ultima, sempre da Ugarit, dice il messaggio del funzionario al re di Ugarit: mio signore, io sono la sentinella della tua dinastia. Sicuramente si è radunata una flotta di 150 navi. Esse accoglie soldati, probabilmente sono Acaia, cioè quindi sono Achei di Cipro, Achei di Cipro, capite? Come giocano soprattutto queste potenze? Mercenari, soldati e 400 apiru, sono i famosi ebrei che all'epoca vengono detti fuggiaschi, sono i rinnegati che vengono messi all'interno delle navi e vengono utilizzati come mercenari. Queste le notizie che il re vuol sapere ogni giorno ed egli chiede. Allora il re non giudichi male il mio servo, il suo servo che sta al comando della sua guarnigione. Io ho preparato una difesa forte per cui possa tu rifugiarti. La tua guardia esperta sarà pronta a giorni. In tutte queste lettere noi vediamo la preoccupazione di questi regni che vengono costantemente attaccati da questi pirati. E poi alla fine ci sarà il collasso praticamente derivante dal fatto che tutto quanto poi a un certo punto svanirà. Però quali sono le, diciamo più o meno, le direttrici commerciali? Perché dovete sapere che all'epoca, per garantire il commercio marittimo in Oriente, sostanzialmente si faceva questa specie di periplo di tutto il Mediterraneo orientale. Si partiva
praticamente dalla zona micenea cretese, si faceva tutti gli scali possibili fino a Anatolia e poi si ripartiva. Ognuna di queste navi che vi faccio vedere, che sono fatte così, con una vela quadra, quindi incapaci di risalire il vento perfettamente, erano fatte di legno massimo 30 metri, non di più, con un equipaggio massimo di 7-8 persone e che dovevano praticamente navigare cariche stracolme di beni. Ora, fino qui, tutti dicono, vabbè, abbiamo scoperto l'acqua calda, lo sapevamo, abbiamo trovato le navi di Ulburn, sì, però il problema è la navigazione. Con quella vela quadra lì non potevano stringere il vento. Se c'era assenza di vento erano fermi. Se mi arrivavano nel Golfo di Cagliari, vicino alla, diciamo, al Poetto, per esempio, e rimanevano a 150 metri, 200 metri insaccati su una secca, il carico non lo tiri giù. Non lo puoi portare fino a riva, in un'acqua che ti arriva a 2,5 metri. Non è possibile. Quindi dovevano conoscere rotte perfettamente. Dovete tener conto che la maggior parte delle flotte, se ne partivano 10, ne arrivavano 5, inevitabilmente, perché con quel tipo di velatura, non potendo stringere il vento, potevano avere o il vento al giardinetto o al massimo al lasco, al traverso, ma bolina non la potevano fare. Non era proprio possibile. Dovevano orientarsi in maniera tale da avere punti cospicui sulla costa e dovevano conoscere perfettamente l'azione del vento e l'azione della corrente. Per noi è facile oggi, soprattutto per chi vi parla che ha navigato, e oggi è facile per noi con la strumentazione elettronica, le mappe, le carte, facilissimo. Il computer ci dice molto, basta il GPS, lo vedete sui cellulari. All'epoca non esiste tutto questo. E la navigazione di notte è una bufala, nel senso che lo potevi fare se conoscevi esattamente i tratti di costa, altrimenti al buio non si naviga, perché non sai cosa trovi davanti. Basta una roccia, basta un tronco, qualcosa ti apre uno scafo come quello e ciao. Per esempio, ve lo faccio vedere proprio al volo, giusto per farvi vedere, vedete? È una lezione di ovviamente molto semplice di navigazione. Vedete, l'imbarcazione, lo sapete, è un guscio, è un involucro, lo mettete in acqua, ha due spinte, una diciamo il principio di Archimede e l'altra che spinge. Se questa imbarcazione si sposta, cioè ovviamente fa questo gioco, è normale, vedete, sapete cos'è il rollio, il beccheggio, no? Il rollio fa così, cioè l'imbarcazione tende a spostarsi, una coppia di fosse la riporta sopra e siamo belli tranquilli. Se tutto a caso, per una questione ovviamente di stabilità, l'imbarcazione supera i 12 gradi, rimane ingavonata, rimane così storta, finché poi gli arriva una minima forza, la butta giù, si rovescia. Quindi capite bene, dovevano stipare il carico in una certa maniera, dovevano metterlo, dovevano affrontare il mare in una certa maniera. Sono cose, sono elementi tecnici minimali certamente, ma che dobbiamo considerare, perché talvolta nelle nostre ricostruzioni pensiamo che il Mediterraneo loro lo facevano in un attimo. Sì, partivano, arrivavano subito dalle Baleari alla Spagna, lo facevano certo, ma dovevano avere punti di approdo noti e soprattutto confacenti. Gli si spezzava l'albero, aveva bisogno di legname, dovevano sapere dove poter andare a parare. E allora sapete, la diffusione al commercio dei metalli ha individuato varie direttrici, l'ammondo miceneo a un certo punto comincia a tirare fuori anche delle spade di tipo lungo, sono quelle che troveremo per i popoli del mare, che arrivano in un contesto in cui loro sono armati diversamente rispetto agli altri. Hanno spade lunghe, da taglio e da fondo, diverso dalle armi che si usavano all'epoca, e questo garantisce loro una mobilità e un'efficacia nei combattimenti corpo a corpo. Certamente un qualsiasi esercito dell'epoca li avrebbe fatti a pezzi, perché erano comunque personaggi, diciamo, in un numero abbastanza esiguo, però la loro velocità, gli assalti costanti e soprattutto non calcolabili, in qualche maniera metteva preoccupazione ai regni del tempo. Vedete, questa è una tomba in Danimarca con quelle perline blu che avete visto, che vengono dall'Egitto. Questo non significa che questo è uno Shardana, significa semplicemente che dalla via dell'Ambra a tutte le vie commerciali c'era un cospicuo commercio che oggi noi pian piano stiamo continuando a rivalutare. E anche la rappresentazione vascolare vi fa vedere ovviamente questi guerrieri che comunque armati di un certo tipo. Poi recentemente il commercio dell'argento sembra che, come vi ho detto, è molto raro,
costituisce la moneta dell'epoca. L'Anatolia è quello che in realtà è la zona greca, è quella che in qualche maniera ne produceva. E allora vedete, queste anfore piene di pezzi d'argento sono state scoperte e analizzate, quindi proverrebbero dall'Aurion e dalla penisola iberica. Quindi apriamo un altro settore, che è quello iberico, oltre a quello danubiano egeo. E allora capite bene che quel specie di sacchetto lì, che da alcuni colleghi studiosi, anche qualcuno sardo, ha ritenuto che fosse il sacchetto dell'argento, e aveva ipotizzato, beh, siccome il sacchetto dell'argento in Sardegna c'è il piombo, la galena e l'argento, quelli sono sardi. Sulla base di cosa? Sulla base del fatto che le iscrizioni invece ci dicono che loro provengono praticamente dalle isole del nord, quindi sostanzialmente dalla zona egea. Questo per dire, è facile accostare i sardi a qualsiasi cosa, però bisognerebbe leggere le fonti egiziane e vedere come gli egiziani ce lo dicono, e ce lo dicono in questa maniera. Allora, velocemente, il conflitto egizio-ittita, che cosa succede? Che a un certo punto gli ittiti e gli egizi sono i più grandi imperi dell'epoca. 1275 si affrontano in un'epica battaglia, epica, ma poi alla fine di fatto è una sorta di pareggio tra di loro, e nelle immagini vedete sotto gli Shardana, definiti tali, sono tra le guardie che affiancano il faraone, non sono la guardia personale perché venivano controllati, sono dei personaggi che in questo momento Ramesse II, siccome deve affrontare gli ittiti, che porta con sé nella battaglia una serie di popolazioni che sono in Anatolia e straniere, lui che cosa fa? Dice, beh, anch'io ho i miei mercenari. E i miei mercenari sono quelli primi che noi sappiamo in Egitto, sono gli Shardana, che vennero prepotenti con le loro navi, ma il sovrano li piegò con la forza del suo braccio. Sì, questa è propaganda, ma sappiamo che gli egiziani ci tennero particolarmente a questo gruppo di mercenari e soprattutto particolari. Perché? Perché gli egiziani, vedete, erano vestiti e soprattutto erano abbigliati, e da un punto di vista militare avevano l'arco, frecce, il kepesh, una serie di cose. Invece lo Shardana viene invece inserito in dei veri e propri battaglioni degli Shardana, comandati da un ufficiale egiziano. Quindi erano controllati a vista, le armi le cedevano negli arsenali, non potevano portarsele dietro. E questo, vedete, un disegno giusto, ovviamente ringrazio la collega Angela De Montis per averli fatti, per la differenza tra il kepesh, questa specie di scimitarra, e la spada, ovviamente da fondo e da taglio, tipica Shardana. E lo vediamo perché nella battaglia di Kadesh lo Shardana atterra un caristettita, lo infilza. Questo per dirvi che comunque è la storia di un popolo, delle genti probabilmente, guerrieri, che vengono in qualche maniera annoverate nelle principali fonti egiziane del tempo, dell'epoca ramessida. Sono dei guerrieri che hanno godono di un certo status. L'egiziano non dice da dove vengono, non ha mai detto in nessun tipo di fonte da dove provengono, dice semplicemente provengono dal mare, punto. Ed è chiaro che poi pian piano, oltre agli Shardana, cominciano ad arrivare altre etnie. Perché c'è un momento in cui, sotto il faraone Ramenneptah, c'è un afflusso migratorio dalla Libia che comincia a premere sui confini egiziani. L'Egitto è fertile, la Libia no. I libici vivono in villaggi, a un certo punto si riuniscono, si coalizzano e devono andare in Egitto perché hanno fame. E il faraone non può concedere a dei personaggi che vivono nei villaggi lo status di nemici, non può farlo, e quindi ovviamente li annienta, li stermina. All'epoca non esiste l'idea del prigioniero che viene mantenuto, li stermina. È un periodo in cui gli egiziani tagliano la mano e il pene, li mettono in ceste e li presentano agli dei. La mano è la forza di combattere, il pene è la riproduzione. Sotto profilo egiziano, anche se sono morti, quel taglio rappresenta la capacità di non poter fare del male più. E allora, poi, veniamo all'invasione. 1177, sotto il faraone Ramesse III, si ha notizia del fatto che c'è un'invasione massiccia di queste persone.
Ora non sappiamo, abbiamo seguito delle direttrici, non è semplice, ma si pensa che probabilmente abbiano, diciamo, e dai Balcani che possano aver transitato. Attualmente c'è una buona, diciamo anche una buona teoria che vede invece la teoria Luvia, cioè che questo settore che è il mondo Luvio è vicino agli Ittiti. I Luvi sono una serie di città sparpagliate di cui Issalic Troia è una delle principali e che avrebbero in qualche maniera partecipato a questo flusso di movimento di genti che volevano avere delle terre più stabili ai danni dei grandi imperi. E allora vedete, gli invasori sono questi, non ci sono solo gli Shardana, sono un gruppo di guerrieri che a un certo punto che cosa fanno? Arrivano via terra e con le loro navi, cercano degli spazi in tutto Canaan. I paesi stranieri fecero una cospirazione nelle loro isole, non dice quali isole, dice il nord delle isole, si mossero in massa tutti allo stesso tempo, ok? Questo non lo sappiamo dal Tempio di Ramesse III, dice esattamente, vedete nei rilievi chi sono, che cosa hanno fatto, e li vedete il faraone che ha con loro, li porta praticamente legati davanti agli dei. Questi sono per esempio i Peleset che hanno questa specie di caschi fatti così. La cosa interessante è che gli Shardana che lavorano per il faraone li massacrano con tutti questi personaggi, vedete, che si muovono sia in carri da battaglia che carri trainati da buoi anche con le famiglie. Quindi si tratta di un movimento migratorio probabilmente più consistente che attacchi isolati. E quindi anche nella battaglia navale possiamo ipotizzare che queste navi dei popoli del mare abbiano una certa caratteristica per affrontare il mare, ma soprattutto sono navi praticamente da guerra. E il risultato di tutto questo è che i popoli del mare, affrontati e vinti dal faraone, vengono posizionati nel suo tempio. Ora, che cosa succede successivamente? Dettola in breve, i popoli del mare arrivano, conquistano vasti territori, l'Egitto li respinge, ma non ha più il dominio di tutti quei territori che aveva prima e deve scendere a compromessi e concede aree in Canaan, vedete, in Israele fino alla Fenicia, dove questi si installano. Il gruppo più consistente è quello che conosciamo dei Filistei, vedete? I Filistei a questo punto, là dove vedete i puntini praticamente rossi, sono distruzioni, ma sono tutte le antiche residenze governative egiziane, perché l'egiziano quando governa un territorio ha la residenza col suo esercito, perché lì prende anche le tassazioni. Cosa succede? Tutti questi centri vengono distrutti e i Filistei prendono possesso di quelle zone. Nel frattempo si sta formando lo Stato di Israele, con cui avranno ovviamente inevitabilmente un grosso antagonista. Però capite bene che a questo punto che fanno? Utilizzano ceramica ovviamente micenea diffusa da Cipro, utilizzano, vedete, dei sarcofagi fittili che assomigliano a quelli egiziani e utilizzano, anche in questo caso, è una sorta di immagine di una loro dea madre. Qual è la caratteristica? Questa è la ceramica, per esempio, vedete che viene diffusa dappertutto. Si è pensato che fosse filistea, invece non è filistea, è semplicemente cipriota sui modelli micenei che viene diffusa in tutta la Siria, in tutto Canaan. Le ritroviamo anche in Egitto. Quindi è una sorta di ceramica con bicroma, ovviamente con questi disegni di questi uccelli e tutto il resto, questa specie di volute, che in qualche maniera rappresenta un modello che loro avevano già visto e che acquisiscono. Loro, dove si insediano, si mescano alla popolazione locale e ne acquisiscono i valori culturali. Quindi è difficile per noi poter indagare questo tipo di siti, proprio perché non abbiamo il concetto di discontinuità. Ora vedete, giusto per... In Palestina, ad Ascalon, una delle città, sono stati trovati i Filistei morti, seppelliti all'interno, vedete, di complessi. E la caratteristica è che l'analisi del DNA ha rivelato che sono balcanici, vengono dalla zona balcanica. Tra l'altro si fanno seppellire con una specie di piccolo vasetto di profumo dietro la nuca, vedete, lì. Sono tutta questa... E sono ovviamente inumati in spazi quadrati.
Chiaramente la loro produzione, vedete, hanno anche dei, diciamo, delle questioni delle forme fittili, dei gioielli, aperline, e poi vedete i loro insediamenti sono insediamenti a fortezza quadrata, fatto in quella maniera, con vari strati, ovviamente, diciamo, abitativi. Particolare il fatto che la scrittura, fino a qualche tempo fa non si pensava ce l'avessero, adesso ce l'hanno, perché sono state trovate frammenti, naturalmente, vicino al porto di la zona di Ascalon come porto, è una scrittura minoico-cipriota, che però risale praticamente sempre alla zona balcanica. E quindi capite bene che a questo punto pian piano si sta delineando l'idea che da dove venissero, e che quindi le direttrici potessero essere quelle. In questa iscrizione noi, l'ultima, alla fine delle Taramesside, abbiamo questo personaggio che è comandante delle 5 fortezze degli Shardana, ma non sappiamo dove fossero queste fortezze, probabilmente a difesa dei territori. La ricerca sugli Shardana non prevede soltanto lo studio testuale, ma deve prevedere anche dal punto di vista archeologico, visto che non sappiamo se e dove fossero, ovviamente, se gli Shardana si sono fatti in un mare all'interno dell'Egitto. Vedete, deve partire dall'idea che in molti templi egiziani, qui siamo al Ramesseum, molte caratteristiche dei rilievi io le vado studiando anno per anno, perché ci sono delle caratteristiche che magari sfuggono a molti egittologi e che possono dare delle chiavi di lettura importanti. I blocchi che sono, vedete qui, buttati da una parte, rivelano anche delle caratteristiche che possono aggiungersi a quello che noi stiamo cercando. Piccoli elementi, piccoli particolari sui guerrieri, sulle loro navi, su determinate cose che magari non viste possono darci qualche elemento in più, vedete, in questo caso. E vanno visti dal vivo, è inutile, vanno confrontati e analizzati dal vivo. E quindi veniamo alla fine, scusatemi se sono dilungato, Sardegna lo sappiamo, abbiamo sempre pensato che fossero gli Shardana, fossero sardi, completamente, però c'è anche il problema della Corsica, perché anche lì invece le statue menhir in Corsica meridionale hanno le caratteristiche che portano questi elementi barbuti con la spade, con i buchi probabilmente per le corna, e che quindi anche in Corsica hanno le loro caratteristiche shardane. Guai a dire ai corsi che non sono shardane anche loro, si arrabbiano, credetemi sulla parola, perché quando abbiamo fatto 3 campagne in Corsica, vi posso assicurare che loro sono prettamente convinti di essere loro i grandi Shardana pirati. Ve lo dico perché a un certo punto, vedete le caratteristiche, sto parlando con André Danna, che è stato uno degli archeologi che ha scavato la maggior parte dei siti corsi della Corsica meridionale, ed è venuto fuori che questi elementi poi a un certo punto si coagulano con la popolazione, poi a un certo punto vengono praticamente cacciati via, tant'è vero che tutte queste stele vengono riutilizzate come materiale di costruzione. Infatti io ho chiesto al collega, vabbè, ma possono essere state riutilizzate successivamente? E dice no, quando sono state create in questi siti a un certo punto si vede che vengono erette in un santuario, tutte una dopo l'altra, e poi praticamente nello stesso santuario vengono praticamente fatte a pezzi e vengono riutilizzate. Quindi quello hanno ipotizzato a una sorta di conflitto interno. E per finire, vedete, tutto quello che noi sappiamo sugli Shardana e i popoli del mare sono parte di miti fondanti di altre epoche. Quindi lo Shardana, come vedete, abbiamo tutto l'elenco delle fonti classiche che ci dicono che proverrebbero da qui, da lì, no? I Tuscia sono dei Pelagi, sono degli Etruschi, sono tutte ovviamente fonti classiche che non vanno in qualche maniera dimenticate, non vanno sottovalutate, però dovete calcolare la differenza proprio di, diciamo, di distanza anche temporale. Ecco perché il concetto del mito, no? In ultimo vi segnalo proprio questa, la stele di Nora, che fondamentalmente ho ripreso giusto per una lettura. Tenete conto che quello che vi sto dicendo è una piena barzelletta, è solo una barzelletta, perché non c'è, è solo una rilettura del Fenicio, e Teresh e Shardan praticamente possono altresì essere, sentendo dei colleghi specialisti, mi dicono che è una lettura altresì possibile. Quindi nella stella di Nora probabilmente si parlerebbe del fatto che la colonia di Chition può prosperare, cioè in Sardegna è stata fondata da coloni di Chition, probabilmente questa
questa colonia che può prosperare grazie al fatto che Chardin e Teresh possono essere stati eventualmente annientati dai nuovi arrivati. Però, come vi ho detto, si cita naturalmente Pumai e quindi questo Shubon che sarebbe stato diciamo l'autore di questo. Quindi la stella di Nora sarebbe una sorta di sostanzialmente di stele celebrativa di questo evento, però ricordo e lo ridico, è semplicemente una barzelletta, un'idea mia di una rilettura che non fa testo, perché ce ne sono state ben altre molto ben più valide di quello che io vi sto dicendo. Ma il nome Teresh e il nome Chardin tutto sommato possono farci eventualmente riflettere. In ultimo, finito, nella visione della storia e del mito, vedete adesso ci sono due direttrici, vedete quella sopra? C'è qualche buon tempone che a un certo punto ha detto che i sardi si sono diffusi ovunque, quindi avrebbero fondato Sardis, e quindi io invece vi dico che... Quella è la mia materia. Infatti, non te la lascio tutta. Le due direttrici che vediamo sono quella danubiana e quella ovviamente ispanico-africana. Su questo diciamo che stiamo lavorando su varie zone in cui stiamo sottoponendo naturalmente a verifica. Grazie per l'attenzione e chiedo scusa di essermi dilungato. Ringrazio gli organizzatori per avermi invitato a parlare di un tema che rientra nelle mie ultradecennali ricerche sul problema del rapporto tra la Sardegna e l'Oriente in senso geografico, con particolare riferimento ai rapporti tra i nuragici e i fenici. E siccome quella fenicia è una cultura fortemente egittizzata, usiamo questo termine anche se non del tutto proprio, sono arrivato a occuparmi anche un po' di qualcosa di egiziano, rivolgendomi ovviamente agli egittologi. Nel 1861 è il momento di nascita dell'archeologia ufficiale in Sardegna, dell'archeologia scientifica in Sardegna col canonico Spano, e sono gli scavi e le indagini, e vede immediatamente dalle varie città che vengono indagate, pensiamo a Tarros, Cagliari, Sant'Antioco eccetera, compaiono una grande quantità di oggetti di tipo egiziano. E questo fa pensare allo Spano e ad altri in quel momento che ci fossero delle colonie egiziane in Sardegna. Lo Spano entra in contatto con lo Chabat, François-Joseph Chabat, che è un egittologo, uno che leggeva i testi, ormai era stata fornita la decifrazione da Champollion già da una cinquantina d'anni, ed è in quel momento con lo Chabat che questi materiali egiziani, di tipo egiziano, trovati in Sardegna, vengono collegati con gli Chardana del mare. Questo è uno dei primi lavori che lo Chabat fa basandosi su materiali sardi. E da quel momento rimane la prova base per un po' di anni, poi a livello scientifico la prova, man mano che si studiano questi oggetti, che si studiano i contesti, questa prova decade, non viene più seguita da nessuno, spero, in ambito scientifico, ma rimane invece molto viva nell'ambito degli appassionati. E allora iniziamo prima di tutto con qualcosa di metodologico sul problema, sul gioco tra l'anacronismo e le apparenze. Lo Spano in quell'anno cita il ritrovamento da parte del Busacchi a Santa Giusta, all'antica Otoca, di una tomba costruita in blocchi di pietra, una delle due, l'altra verrà trovata una ventina d'anni fa, ricca di defunti e ricca di materiali, tra questi questo scarabeo montato in un castone d'oro e in un anello d'argento, che aveva questo tipo di raffigurazione, una sorta di rosetta, so se riuscite a vederla, con quattro urei contrapposti. L'ureo è il serpente sacro, il cobra. Dice lo Spano, identica ad una trovata a Tarros. Quella trovata a Tarros è questa. La differenza sta che invece dei quattro urei abbiamo quattro fiori di loto.
però la formula di questo tipo scarabeo è lo stesso. Per tantissimi anni, fino a pochi anni fa, gli studiosi che si sono occupati di questi scarabei, penso alla Gabriella Mattia Scandone, un egittologa che li ha pubblicati, hanno ritenuto appartenenti ad ambiti del secondo millennio, della metà del secondo millennio. Lei preferibilmente li portava alla 18ª dinastia del Nuovo Regno. Però di recente, da un paio d'anni a questa parte, una ripresa degli studi di questo tipo di prodotti, un'indagine indiziaria che è partita dal dorso, non dalla raffigurazione del piede, ha identificato un gruppo di scarabei che la cui raffigurazione del dorso è molto tipica, molto ben riconoscibile ed esclusiva di alcune produzioni. Vedete, ha la testa ovale, un clipeo a forma di clessidra, un grande pronotum molto diffuso e poi una linea concava che lo distingue dalle elitre, dalle quello che copre le ali, diciamo. Questo è caratteristico, non si trova in altri tipi di gruppi, ce ne sono di simili, ma questi aspetti indiziari ha permesso di individuare questo gruppo, attribuirlo a Tiro o alle sue dipendenze, Axif, una città tiria non lontana da Tiro, o Kition, colonia di Tiro a Cipro, ed esclusivamente a questi laboratori di produzione. Questo ha permesso quindi di riportare oggi in maniera abbastanza chiara i due scarabei, non più a produzioni antiche, anche se i disegni si rifanno a cose molto antiche, sono antiquariali, diciamo, come disegno, ma a produzioni di questo gruppo tirio databile tra il IX e l'VIII secolo a.C. Questa è la fase di fabbricazione. Il contesto di ritrovamento, quello della tomba a grandi blocchi, noi conosciamo la tomba gemella che è stata trovata e scavata qualche decennio fa, quindi abbiamo dei contesti scientificamente rilevati che rimandano ad età arcaica, tra il VI e il V secolo, con più credibilità per il V secolo. Quindi tra la produzione e l'immissione in tomba sono passati qualche centinaio d'anni. Questo ci porta a ragionare sulle possibilità. Può essere che il morto l'avesse ritrovato in vita casualmente durante i lavori della città, o chi ha fatto la tomba l'ha ritrovato. Seconda possibilità, un gioiello di famiglia, quindi un tirio che in ottavo, settimo secolo è arrivato a Santa Giusta, noi sappiamo che quella è la fase di arrivo, quindi se l'è tenuto in famiglia poi portato in tomba, oppure terza possibilità, commercio di oggetti. Ovviamente dal punto di vista scientifico però non basta vedere cos'è teoricamente possibile, bisogna poi con le analisi scientifiche capire cos'è probabile, e spesso le possibilità decadono, rimangono poche probabilità. Questo è il processo di analisi scientifica. Questa è la diffusione del Tyrian Group nel Mediterraneo, sono varie località. L'ultimissimo ritrovamento, per meglio dire l'ultimissima pubblicazione, è quello di Siracusa, è stato pubblicato l'anno scorso, ci permette quindi di avere una produzione tra IX e VIII secolo e contesti di rinvenimento tra l'VIII e il V secolo, il più tardo è quello di Santa Giusta. Da questo punto di vista possiamo già eliminare il ritrovamento casuale, perché due ritrovamenti casuali, una Tarrus e una Ottoca, e così potrebbe essere un gioiello di famiglia vecchio di generazione, oppure un commercio del V secolo. Continuiamo. Se noi vogliamo ragionare nell'ambito dell'argomento di questa sera, cioè degli Shardana, dobbiamo andare a vedere oggetti di tipo egiziano provenienti da contesti sicuramente nuragici, e sono veramente pochi. Partiamo dai più antichi, che sono i materiali vetrosi diffusi soprattutto nelle tombe dei giganti. Le quattro che ho messo qui sono quelle di cui sono state pubblicate le analisi degli oggetti, e questi vaghi di collana in pietro o in faience, alcuni potrebbero essere compatibili con produzioni egiziane
o siro-palestinesi. Siro-palestinesi indica semplicemente la costa del Mediterraneo occidentale. Ci sono forti discussioni sulle attribuzioni, però diciamo che in queste collane, in questi elementi, gioielli presenti nelle tombe dei giganti, sono presenti vaghe di collana provenienti da più luoghi di fabbricazione. Ma questo non è strano. Se noi prendiamo il grande relitto di Uluburun della fine del XIV secolo davanti alla costa turca, bene, conteneva, per ora sono state trovate qualcosa come quasi 90.000 vaghe di collana, che rispetto a quelli che trovavano un solo carico, un'anfora che li conteneva, questa è un'anfora che conteneva 8.000 vaghe di vetro, questo è un altro grumo in forma di quasi 70.000 vaghi in faience, quindi pensate, un solo carico che aveva dentro, mescolate tra di loro, vaghi di collana, perline, diciamo così, di fabbricazione siro-palestinese, di fabbricazione egiziana e anche probabilmente mesopotamica, il tutto convergente in un carico. Quindi l'arrivo in Sardegna di vaghi di collana di diversa fabbricazione non implica contatti con i luoghi di fabbricazione, ma semplicemente carichi di navi che viaggiano. Così come per i metalli, ad esempio il caso più famoso è il rame di Cipro. Per quanto riguarda l'Egitto o i luoghi controllati dell'Egitto, abbiamo le analisi di alcune parti di rame e di spade di bronzo, se non ricordo male, dal Pozzo Sacro di Funtana Coberta di Ballao e dalla Ruby di Orruli, che danno una compatibilità. Parliamo sempre di compatibilità, e attenzione, perché ancora mancano molti giacimenti non ancora campionati, quindi potrebbe comunque la compatibilità è con le miniere di Timna nel Sinai o del Fayyan, un po' più verso il Mar Morto, che erano di ambito cananeo ma sotto il potere politico dei faraoni, quindi egiziana, ed è ovviamente abbastanza probabile che poi da queste una parte dei prodotti del rame di Timna, tra l'altro Timna è uno dei due unici luoghi finora rinvenuti che hanno restituito matrici per realizzare lingotti oxide, l'altra è Ugarit, perché viaggiavano sotto forma di lingotto ovviamente, per cui una parte del rame ovviamente serviva agli egiziani, un'altra parte veniva utilizzata ed esportata nel Mediterraneo, probabilmente attraverso porti mediterranei. La nave di Uluburun è un esempio di questo. Nella nave di Uluburun pensiamo che ci sono materiali, rame cipriota, ma anche rame di altre località. Ancora non abbiamo i dati, potrebbe esserci anche rame di Timna. Cioè, stagno, hanno da poco pubblicato i risultati delle analisi dei lingotti di stagno di Uluburun. Cioè, centinaia di lingotti di stagno del relitto di Uluburun vengono dall'Anatolia, dalla Turchia. Quindi una nave che parte verosimilmente da Ugarit, ormai ci sono dei dati materiali che ce lo dicono, da un porto di Ugarit, raccoglie materiali provenienti un po' da tutto il mondo allora conosciuto. E allora se questa parte di oggetti, materiali vetrosi e materiali metallici, l'unica probabilità che abbiamo è quella di frutto di commercio di oggetti. Scarabei, scaraboide e vari altri oggetti sono rarissimi in ambito nuragico, in realtà, in contesto nuragico. Il più famoso è quello della necropoli di Montibramma, qui a Cabra, dalla tomba 32, unico oggetto di tipo egiziano trovato a Montibramma, in centinaia di tombe. E da lì viene il famoso cauroide di Montibramma, è uno scaraboide, io lo ripeto sempre, faccio arrabbiare, non è uno scarabeo, perché nel dorso non raffigura uno scarabeo, lo vedete bene, ma raffigura una ciprea, per questo prende il nome di cauroide, dall'inglese cauri, che è il nome delle cipree. A livello scientifico vengono chiamati nelle varie lingue, sempre collegandosi al termine inglese. È uno scaraboide prodotto intorno tra il XII e il X secolo, quali sono gli estremi,
nella striscia di Gaza o giù di lì, cioè un ambito cananeo sotto il controllo egiziano con anche presenze filistee, e viene trovato nella tomba di Montivramma, diciamo in un range, d'epoca tra l'undicesimo e l'ottavo secolo. Ecco, qui è un tipo di scarabeo o scaraboide cosiddetto pseudo-ixos. Perché? Perché rimanda dei prototipi, questo da Tel Aviv, siamo nella striscia di Gaza, di ambito ixos, cosiddetto ixos, e della prima metà del secondo millennio. Da cui, vedete, sono due fiori di loto contrapposte con le onde del mare sacro, diciamo così, che vengono secoli dopo riprodotte in maniera molto schematica, però richiama ancora il doppio fiore di loto e le onde. Qui siamo sempre a Tel Aviv, e questo è quello di Montivramma, che è identico a questo di Tel Aviv. Viene utilizzato a Montivramma ostentandolo in una collana ricca di oggetti di bronzo, tra cui un altro oggetto ideologicamente molto importante, che è un frammento di spada. È chiaro che chi se lo porta in collana a Montivramma lo vive totalmente diversamente da chi l'ha acquistato, fatto fabbricare. In origine era in un anello, qui non c'è più, perché è stato, diciamo, spogliato nel vicino Oriente, è stato separato dall'anello che doveva essere in oro argento, quindi molto prezioso, e la pietra venduta a parte. Arriva a Montebramma e il nuragico se lo mette in collana, esprimendo le proprie idee, facendolo proprio, ma sicuramente con niente a che vedere con i fiori di loto originari. Altri contesti sono pochi, Sant'Imbeni, abbiamo questi due, sono stranuti, purtroppo ancora non veramente pubblicati, sarebbe necessaria una pubblicazione completa di questi. Quello di sinistra è anomalo, è grande, è in ceramica. Rubens Doriano, tant'è che ha ipotizzato potesse essere una fabbrica locale. Con la sigla sembra quella delle anfore, sì, no, come fabbrica non mi crea problemi. Perché come fabbrica non ha problemi, perché sono altri scarabei. Il problema è di quello che c'è raffigurato, che è poco chiaro. L'altro è un altro scarabeo, anche qui non sappiamo molto, per cui aspettiamo la pubblicazione. Viene comunque da un contesto di IX-VIII secolo, uno strato che ha restituito materiale di importazione greca e materiale di importazione fenicia. Sarcus Forros, anche questo aspettiamo la pubblicazione, credo che stia avvenendo la pubblicazione e lo studio, perché dalle foto bisogna sempre stare attenti. La lettura del cartiglio la devo a Giacomo Cavigliere, è il nome che permarrà, è il nome di Ramesse X, uno dei famosi ramessidi, che niente hanno a che fare con Ramesse, col grande Ramesse. Siccome sulla Nuova Sardegna di qualche mese fa i vari ramessidi sono diventati tutti figli di Ramesse, non c'entrano niente. È interessante, viene da un ripostiglio. Il problema è che il ripostiglio ha materiali che vanno dall'età bronzo finale fino al VI secolo almeno, credo, di materiali, quindi andando colmando, quindi non abbiamo un dato esterno. Diciamo che queste produzioni in faience col nome di faraoni del millennio precedenti sono presenti nel Mediterraneo in atelier dell'VIII-VII secolo. Pensiamo ai famosi atelier di Rodi, che danno appunto nomi dei grandissimi faraoni, credo addirittura di Tutmosi, oppure un po' più tardi, tra VII e VI secolo, gli atelier greci e fenici nel delta a Naucratis. Quindi diciamo che grosso modo dovrebbero appartenere a questo periodo, però aspettiamo ovviamente la pubblicazione. Stesso discorso vale, dimenticavo, a Sant'Imbenia c'è un terzo scarabeo che però non è edito in talco, dalla capanna 52. Comunque dovrebbe essere sempre contesti dell'età del ferro. Aspettiamo la pubblicazione, non c'è neanche una foto, quindi non so come sia. Dal nuraghe Nurdole lo stesso, un
Scarabeo, questa volta in steatite, in contesti, sembrerebbero sempre dei ottavo, perlomeno chi li ha pubblicati da questo contesto, anche in questo caso c'è il nome di un grande faraone, Amenhotep III, il padre di Akhenaton, e poi un amuleto in faience, sempre di tipo egiziano. Qui siamo ovviamente non in un gioielli di famiglia, non in ritrovamenti casuali, ma frutto di commercio di oggetti, che nel primo millennio è frequentissimo. Se noi apriamo lo sguardo al resto del Mediterraneo, non ci restiamo chiusi in Sardegna, ma andiamo a guardare la penisola iberica, l'Etruria, la Magna Grecia, Cartagine, la Grecia, le città fenicie sono piene di questi materiali. Quindi c'è un fiorentissimo commercio sia di originali egizi del secondo millennio depredati dalle tombe, sia di riproduzioni del primo millennio per un valore ormai magico che veniva attribuito a questo tipo di oggetti. Il 99% dei materiali di tipo egizio trovati in Sardegna provengono da contesti archeologici fenici e una piccola parte romani. Quella fenicia è una cultura fortemente intrisa di Egitto per il semplice motivo che è sempre stata nell'ambito sia dell'influenza culturale sia del potere politico egiziano, anche se sono città autonome, città stato autonoma, ma sono sempre, si muovono tra egiziani ed ititi, ma culturalmente sono fortemente intrisi di Egitto sin dalla fine del terzo millennio. Per tutto il secondo millennio il re di Biblos fregia se stesso del titolo di principe delle terre straniere, quello che oggi diremmo Ixos, che è un titolo onorifico, e arrivano fino a età tarda a riprodursi con fattezze egiziane. Questo è un famosissimo bracciale, uno dei due bracciali d'oro provenienti da Tarsus, un altro è al British Museum, che ha tutti i segni egiziani, lo scarabeo, la palmetta, il fiore di lotto, tutti però realizzati con tecniche fenice e con letture iconografiche fenice. La miriade di amuleti o il famoso balsamari, ne è stato diventato famosi questo tipo di balsamari perché un paio di mesi fa ne è stato trovato uno a Nora, è un tipica raffigurazione egiziana, ma c'è una fortissima produzione di questo tipo di balsamari a Rodi, tra VII e VI secolo avanti Cristo. Rodi è quell'isola greca che è quasi attaccata alla Turchia. Così come nel Tophet, il massimo santuario fenicio, ideologicamente importantissimo, bene, le raffigurazioni divine o le raffigurazioni sacerdotali hanno tutti forme egiziane. Vedete il sole alato, vedete la schiera di serpenti sacri, tutto la gola egizia. È una raffigurazione egizia ma in un santuario fenicio, così come nelle tombe. Questa tomba è famosissima, è una tomba del V secolo avanti Cristo, quindi siamo in età abbastanza tarda, in piena età punica, in cui un dignitario viene sepolto in un feretro in legno scolpito a figura umana, a imitazione dei grandi sarcofagi più antichi, e poi nel pilastro in mezzo alla tomba c'è una raffigurazione di tipo egiziano, potrebbe raffigurare un personaggio, forse anche lo stesso morto, diciamo. Come? Perché siamo nel V secolo, perché si fa? Ce ne sono altri di bassorilievi di questo genere a Sant'Antioco, più mal ridotti. Perché un personaggio fenicio della Sulcidi, V secolo, si fa raffigurare così bene? A Sidone, nella stessa epoca, i vari re di Sidone si fanno seppellire in sarcofaghi egiziani. In questo caso addirittura lo sovrascrive con uno dei più lunghi testi letterari fenici, uno dei rarissimi testi letterari incisi. Il re di Sidone si fanno seppellire in sarcofaghi egiziani, quindi il personaggio di Sulchi non è così strano che nella sua tomba faccia riprodurre quello. E poi dovrei fare ore su questi materiali, ma devo chiudere. I contesti romani, molto trascurati devo dire, e a Cagliari c'è un enorme gruppo
di sculture egiziane, una parte delle quali probabilmente provenienti dall'Egitto, perché le analisi dei graniti danno compatibilità, sono analisi vecchie quindi andrebbero rifatte, danno compatibilità col granito egiziano, ma sono produzioni, le più antiche di età tolemaica e la maggior parte di età romana. Abbiamo, pensate che abbiamo 6 sfingi, a Cagliari ci sono 6 sfingi, di cui 3 intatte, una frammentaria e 2 teste. C'è il busto di un sacerdote, di un Osiride a sinistra, di un Osiride Canopo. C'è a destra il busto di un sacerdote che porta il vaso che doveva contenere in astratto l'acqua del Nilo, che era legato ai riti isiaci dell'apertura del mare che avvenivano in età romana. E questo ha fatto ipotizzare la presenza di un Iseo, cioè di un santuario di Iside. Il culto di Iside si diffonde moltissimo nel mondo romano, è molto legato ai marinai, tant'è che vicino a Sant'Eulalia, un po' più su di Sant'Eulalia, tra il bastione dove è stata rinvenuta una sfinge, la cattedrale dove è stata rinvenuta un'altra sfinge e la chiesa di Sant'Eulalia, c'era la necropoli dei marinai della flotta romana, e probabilmente lì vicino c'era il loro campo e probabilmente lì vicino c'è l'Isee. Questi sono le analisi che fa Donatella Mureddu, che si occupa di questa, ha ipotizzato una presenza di un Iseo quantomeno in età adrianea. Un secondo santuario dovrebbe essere nell'area dell'orto botanico. Come? Dovrebbe essere anche a Bonale, l'altro, vero? Dall'orto botanico, dall'altra parte. Però lì potrebbe essere connessi anche ad altri templi che ci sono nella zona. Questo invece, che vengono da questa zona abbastanza compatta, parlano. Dimenticavo, c'è anche una statua di Iside che viene però da Piazza del Carmine. Porto Torres, la famosa ara di Cneo Cornelio Clado, fatta realizzare tra primo e secondo secolo d.C., racconta il viaggio di Iside. Qui è raffigurata come faria, cioè c'è una torcia, quindi come il faro che dà la luce ai naviganti, e ai lati ci sono 2 elementi del suo viaggio: il coccodrillo, che ha garantito il viaggio della navicella in papiro, se non ricordo male, che con la quale navigava Iside per andare a cercare i pezzi, diciamo così, del marito, e dall'altro il cane, che è la raffigurazione di Sirio, la stella a cui è legata Iside, della stella legata alla piena del Nilo, eccetera eccetera. La dovrei far lunga, poi c'è qui Giacomo che ne sa più di me. Chiudo con questo oggetto che colpisce sempre molto, visto così sembra enorme, è piccolo così, sono 8 cm, in steatite, una piccola stele, una piccola, non è neanche un amuleto, perché il foro si è verificato che è un foro moderno, quindi non era appeso. È una triade tebana, Amon, Mut e Khonsu, ed è soprattutto riportabile d'arte di ambito tardo tolemaico, il corrispondente della nostra età romana. Questo per apparenza e realtà. Non tutto ciò che è egiziano, che sembra egiziano, è egiziano. Può essere una raffigurazione che si ispira all'Egitto. Non tutto ciò che è egiziano trovato in Sardegna rimanda alle epoche del secondo millennio avanti Cristo, ma ad epoche più recente. In tutto questo ho praticamente non ho accettato i Sciardana, per il semplice motivo che, a mio parere, tutta questa massa di oggetti di tipo egiziano trovati in Sardegna niente hanno a che fare con la storia degli Sciardana. Grazie. Bene, mi unisco ai ringraziamenti fatti agli organizzatori su un tema scottante, direi, abbastanza scottante, tant'è che c'è tutta una letteratura, non solo di archeologi, che riguarda gli Sciardana e la presunta equazione Sciardana-Nuragici. Parlo di presunta equazione Sciardana-Nuragici
perché gli archeologi sono brutti, sporchi e cattivi, ma hanno anche qualche difetto. Ad esempio quello di basarsi sui dati. E infatti, chi li ha visti? Io quest'anno ho compiuto 40 anni che scavo nuraghi. Ho cominciato con Genna Maria di Villanova Forru, adesso sto scavando il nuraghe a Rubio di Orroli, ma anche un altro nuraghe a Siddi, e sinceramente in tutto questo percorso di 40 anni gli Sciabana non li ho ancora incontrati. L'archeologia deve fare, come ha detto Giacomo, deve fare un grossissimo lavoro, ma non per dimostrare che i nuragici erano gli Sciardana, ma per capire chi erano sti Sciardana, dove abitavano, dove seppellivano i loro morti, quali riti celebravano. Noi abbiamo le fonti, per esempio quelle ittite parlano di genti che vivevano nelle barche. Durante questi 40 anni di scavi non ho mai osservato un nuraghe che potesse galleggiare e che somigliasse a una barca. Pertanto, non vi parlerò di Sciardana, ma vi parlerò dei nuragici dal punto di vista nuragico. Mi basta questo. Questa è una cartina molto schematica del Mediterraneo, diciamo intorno al XIV, XIII e XII secolo avanti Cristo. Parlavo del punto di vista dei nuragici perché a questo punto abbiamo diverse informazioni sulla presenza nuragica in vari siti del Mediterraneo. È una cartina molto schematica perché mancano all'appello analisi, per esempio nel Nord Africa, perché non andare a scavare nei magazzini dei vecchi scavi e vedere cosa c'è? Questo è chiaro che lo deve fare un nuragista, cioè esperto di ceramiche e reperti nuragici, ma io parlerei anche di Ugarit e Tiro. Cioè, questo è un lavoro archeologico che devono fare, secondo me, le nuove generazioni di archeologi. Io sono troppo giovane per arrendermi, però abbiamo un progetto, diciamo così, di andare a scavare nei magazzini degli scavi di Cipro, però chissà, vediamo se ce lo finanziano. Partiamo dal Golfo di Cagliari, ma potremmo parlare del Golfo di Oristano, potremmo parlare di Nora, di Sulchi, potremmo parlare del Golfo di Orosei. E chiaramente la cittadella nuragica di Antigori, di San Rocco, con quello sfondo pessimo che ce lo teniamo, ha restituito circa 250 reperti, fra reperti di produzione micenea, quindi non fatti in Sardegna, e reperti ceramici di imitazione, cioè fatti secondo le forme, i disegni, le pitture micenee,
ma prodotti con argille sarde. E da qui parte il nostro portolano. Ma non solo. A Selargius recentemente sono stati fatti degli scavi d'emergenza in un sito molto importante, Bie Valma, proprio nella città di Selargius, dove è stato scavato, per ragioni di emergenza, un sito archeologico indigeno, quindi nuragico, che ha restituito una quantità enorme di ceramiche dipinte micenee, possiamo parlare di ceramiche dipinte egee, sarebbe meglio, e che sono ancora oggetto di studio. E in quel periodo Bie Valma, stiamo parlando fra XIV e XIII secolo avanti Cristo, in quel periodo Bie Valma era lungo la linea, non era molto distante dalla linea di costa. Pertanto possiamo pensare a un luogo di approdo. Ma non ci accontentiamo di questo, cioè oltre Sulchi, oltre il nord-est Sardegna e tutta la costa meridionale, un recente studio di un idrogeologo ha posto l'ipotesi che il Flumendosa, quindi dalla foce di Villa Puzzu, fosse navigabile fino all'altezza di Ballao, dove fra l'altro sono stati rinvenuti in un ambiente accanto al tempio a pozzo di Funtana Coperta, sono stati rinvenuti i lingotti di rame con provenienza probabile dalla zona del Mar Rosso, forse Timna, forse Wadi Feinan nel Giordania meridionale. Questo spiega anche probabilmente la presenza di reperti egei, di ceramiche egee, nell'Uraghe a Rubio di Orroli. Tenete presente che in una giornata da Ballao, con carri o anche fermandosi ogni tanto facendo delle tappe, si arriva da Ballao al Nuraghe a Rubio di Orroli, dove peraltro sono state trovate nei resti di pasto ostriche e cozze che provengono ovviamente dalla costa. E questo significa che c'è probabilmente un'altra direttrice oltre quella conosciuta dal Golfo di Cagliari, e questo lo possiamo capire anche perché a un certo punto sarebbero difficilmente spiegabili le ceramiche egee rinvenute nel Golfo di Orusei. Qui stiamo parlando di reperti che sono stati trovati, rinvenuti in strato e sono databili anche con datazioni al C14 alla prima metà del XIV secolo avanti Cristo. Il motivo di questi traffici che coinvolgevano... Ti interrompo un attimo. Sì. Con sicurezza dal villaggio nuragico di Luprandari a Santa Teresa di Gallura, sì, sì, viene una mezza zanna di cinghiale col forellino, di quelle che componevano i caschi dei micenei. Ed sì, è sicuramente una zanna di un elmo miceneo. Perfetto, ringrazio Rubens per questa bella notizia. I traffici in quel periodo, ma l'ha già sostenuto abbondantemente
Giacomo Cavalier, erano determinati per gran parte dai bisogni di minerale di rame. La Sardegna è una delle più ricche. Qui in questa immagine vedete a destra il relitto di Uluburun, che ne conteneva nel cargo 348 lingotti oxide, quelli che vedete nell'immagine. E questo è un relitto del XIV secolo. Abbiamo le datazioni al C14, c'era di tutto e di più. Anche lingotti di vetro, ma tantissimi reperti, anfore cananee che contenevano anche frutti, poi c'erano ceramiche micenee, cipriote, eccetera. Questo per dire che dall'analisi dei reperti rinvenuti in questo relitto è impossibile comprendere la nazionalità del cargo. È assolutamente impossibile da questo punto di vista. Cioè, erano dei vascelli che percorrevano il Mediterraneo, prendevano e davano dalle diverse zone del Mediterraneo i vari oggetti che poi andavano a finire anche in Sardegna, ma non solo. Ma tanto per dire, recentemente negli anni 90 c'è stato uno scavo molto interessante a Dover di un relitto che vedete nelle immagini, non scavato del tutto, ahimè, per le leggi inglesi che non consentivano di andare oltre un certo punto nello scavo, è datato al 1550 avanti Cristo dal Carbonio 14. È stato calcolato che questo, che non è un relitto dovuto a un naufragio, ma la nave è stata abbandonata perché non più utilizzata. È stato calcolato che avesse fra i 18 e i 20 metri di lunghezza. Gli scavatori, l'amica Anne Lerf, hanno calcolato che potesse avere circa 16 rematori. Con una velocità di 5 nodi avrebbero coperto la distanza fra Dover e Calais in una giornata, più o meno in una giornata. Tenete presente che i francesi chiamano questa parte della Manica Stretto di Calais, mentre gli inglesi ovviamente la chiamano Stretto di Dover. Questo per dire che anche un secolo prima del XIV secolo e ancora di più, abbiamo tracce di navigazione anche nel nord Europa, non solo nel Mediterraneo. Questi contatti sono confermati da quella che è la cultura materiale che troviamo nel sud dell'Inghilterra, metalli compresi, e il nord della Francia, le Fiandre e così via. Sono gli stessi reperti, ceramici e metallici. Dove andavano a finire i materiali di pregio che venivano scambiati dal Mediterraneo orientale a quello centrale, eccetera? Ebbene, una recente scoperta nel sud della Svezia ha messo in luce nelle pitture rupestri un lingotto oxide
anche di tipologia molto antica. Cioè, a questo punto, il Mediterraneo e oltre sono un continente liquido nel quale i popoli si conoscono, si riconoscono e si frequentano e si scambiano oggetti, idee, ma anche persone. Tornando al nuraghe a Rubiu, ne ha già parlato anche Alfonso, abbiamo trovato dentro il nuraghe, nelle fessure dei muri, abbiamo rinvenuto dei lingotti, panelle e anche frammenti di lingotti a pelle di bue. I tre che vedete qui li abbiamo trovati nella torre centrale, fra le commessure, fra le pietre della nicchia di sinistra della torre centrale. Stavamo ripulendo, togliendo le vecchie malte per sostituirle con quelle nuove, per dare più, per proteggere più dall'umidità l'interno della torre, e sono venuti fuori questi tre lingotti di rame quasi puro. Abbiamo fatto le analisi degli isotopi del piombo e queste analisi ci dicono che c'è una fortissima compatibilità con le miniere di Timna. Timna erano miniere che sono durate dall'antichità fino al Medioevo e erano un importante luogo di rifornimento anche per i faraoni egizi, perché Seti I costruì lì accanto alle miniere un tempio dedicato alla dea Hathor, che venne distrutto poi da un terremoto, ma poi ricostruito da zio Ramesse, zio alla sarda. Sì, certo. Ed è il loro emporio quando non possono ovviamente accedere ad altro, quindi è la loro riserva solitamente. Sì, sì, sì. Quando il loro commercio capiscono che non infatti è l'alter ego rispetto a Cina. L'altro frammento di lingotto, quello più piccolo, sarebbe compatibile con le miniere di Wadi Feinan. Abbiamo rinvenuto altri frammenti di lingotto oxide e le recentissime ricerche, ancora analisi ancora inedite, ci dicono, ci confermano la provenienza da Timna. È chiaro, si parla di compatibilità, non abbiamo certezze, non sono analisi chimiche per le quali abbiamo assoluta certezza, però c'è una compatibilità. Nel Portolano vi porto fino alle coste di Agrigento, dove c'è Cannatello, un sito archeologico molto interessante che è conosciuto già da diversi decenni, ahimè non granché pubblicato, quindi pressoché inedito, ma è un sito siculo dove sono state rinvenute ceramiche nuragiche prodotte in Sardegna, ce lo dicono le analisi petrografiche e mineralogiche, e altre ceramiche di Foggia sarda che hanno la stessa forma dei vasi nuragici come quello che vedete qui su in alto a destra, che sono stati altri vasi che sono stati fatti alla Foggia nuragica
ma con argille locali. E questo è un fatto molto importante, perché produrre alla nuragica in un luogo così distante dalla Sardegna, se non perché qualche sardo nuragico è andato a stare lì a Cannatello magari per passare la stagione e poi spingersi anche altrove. Queste testimonianze sono molto più importanti rispetto ai vasi che sono stati foggiati in Sardegna, proprio perché testimoniano la presenza fisica di sardi nuragici altrove che non in Sardegna. Lipari, anche qui la presenza nuragica è attestata già dagli studi fatti ai tempi di Ercole Contu e poi proseguiti anche da Maria Luisa Ferrarese Ceruti, e quindi il Portolano passava la rotta meridionale, passava nel sud della Sicilia, zona Agrigento, ma anche circumnavigava la Sicilia per arrivare alle isole Eolie. Un'altra tappa, Komos a Creta, il porto meridionale di Festos. Qui sono state già da tempo rinvenute, già negli anni Ottanta, ceramiche nuragiche fabbricate con argille provenienti dalla Sardegna meridionale. Siamo nell'ambito del XIV-XIII secolo avanti Cristo. Un'altra tappa, il meridione e le coste meridionali di Cipro. Nelle coste meridionali di Cipro, presso Larnaca, si trova l'insediamento di Pila Kokinokremos. Pila Kokinokremos è un insediamento di breve durata, brevissima durata. È stato datato con il C14 fra il 1230 e il 1170 avanti Cristo. In alcuni degli ambienti sono state rinvenute delle ceramiche sarde, nuragiche, come quelle che vedete, sono anfore a collo con le anse a gomito rovescio, che troviamo riprodotte anche nei bronzetti. Siamo nell'ambito del almeno del XII secolo avanti Cristo. Il bronzetto che vedete qui venne rinvenuto della Marmora e oggi non si trova in Sardegna, si trova nel museo di Castellursino a Catania. Mentre qui questa è la donna di Cabu Abbas, del Nuraghe Cabu Abbas, che reca sul capo appunto una di queste anfore. Prodotte le analisi fisico-chimiche, petrografiche e mineralogiche ci dicono che sono vasi che sono stati da trasporto, che sono stati portati dalla Sardegna e fatti con argille sarde. Vasi restaurati con grappe di piombo proveniente dal Sulcis. Un altro sito della costa meridionale di Cipro è Ala Sultan Tekke. È un sito che è stato indagato in tutti questi ultimi decenni, soprattutto dalla scuola svedese, dall'Università di Göteborg. Peter Fischer è l'ultimo degli studiosi che si occupa di Ala Sultan Tekke. È un insediamento
Se le analisi effettuate finora pongono fra i 25 e i 50 ettari di estensione, ultimamente è stata indagata una regione, una zona di questo insediamento suburbana, dove ci sono dei pozzetti che sono collegati alla vicina necropoli. Sono dei pozzetti votivi, nel senso che all'interno di questi pozzetti si gettavano le offerte in vasi, ma non solo, dedicate in onore dei defunti. In alcuni di questi pozzetti sono state trovate ceramiche nuragiche. Le analisi petrografiche, chimiche, mineralogiche, eccetera, sono state prodotte, e questo è confermato ormai, con argille provenienti dal nuraghe a Rubio di Orroli. La forma, vedete, si tratta di scodelline, hanno 12 centimetri di diametro al massimo. Una di queste l'abbiamo analizzata con analisi biochimiche, è servita per contenere vino bianco. Quindi erano delle coppette che servivano proprio per bere delle sostanze inebrianti. Questo fatto, la presenza insieme a anfore cananee, vasi micenei, vasi ciprioti del XIII secolo avanti Cristo, la presenza di queste coppette negli stessi pozzetti votivi ci indica che qualche sardo nuragico è andato a finire lì ad Ala Sultan Tekke ed è stato tanto accettato dalla popolazione locale da farlo partecipare a quelli che sono i rituali funerari tipici ciprioti. E anche qui torniamo al discorso. La presenza di sardi nuragici a Cannatello, a Lipari, a Commosso, a Creta, a Cipro, non è né casuale né sporadica. Con questo non sto a portare avanti l'equazione sardi nuragici e sciardana, voglio dire semplicemente che i nuragici, e mi basta questo per definirli, partecipavano paritariamente, partecipavano agli scambi e ai traffici mediterranei a partire quantomeno dal XIV secolo avanti Cristo. Mancano all'appello i porti dell'Africa settentrionale, e qui ripeto c'è da fare una ricerca enorme, bisogna trovare delle borse di studio per giovani archeologi che vogliano avventurarsi fino alle coste nordafricane, ma non solo, anche a Ugarit in Siria, ma anche a Tiro probabilmente. Quindi frugare fra i vecchi scavi e vedere se troviamo reperti che poi analizzati, non solo quindi diciamo con una visione diretta, ma anche analizzati secondo le moderne tecniche dell'archeometria, ci dicano che provengono dalla Sardegna. E con questo ho finito. Chi mi ha preceduto ha già sgrossato abbondantemente gli argomenti, quindi
posso anche non entrare in spiegazioni troppo dettagliate, confermerò però in gran parte quello che i colleghi hanno detto, aggiungendo qualche spiegazione. Anzitutto il titolo. Devo dire che il titolo che ho dato così velocemente e senza poi mettere tanti problemi adesso non mi piace più tanto. Nuragici, micenei, minoici, ciprioti, cananei, sembra che i nuragici siano sommersi da un'ondata di gente che viene da Oriente, e così naturalmente non è. Anch'io scavo nuraghi da tanto tempo e non è facile che queste cose, che questi materiali vengano alla luce, vengono in alcuni punti, in alcuni posti particolari, quindi non c'è certamente questa invasione orientale della Sardegna. E in secondo luogo nel titolo, diciamo, io ho nominato i protagonisti, le persone. È certo che questi sono quelli che noi vorremmo sempre poter riconoscere attraverso il nostro lavoro, ma in realtà quello che riconosciamo sono gli oggetti, e gli oggetti certo sono stati portati da qualcuno, ma capire esattamente di chi si tratti, chi fosse che portava le cose, e questo è un bellissimo problema. Non sempre abbiamo la fortuna di poter individuare quei materiali, come ci ha ben spiegato Mauro prima di me, trovati in altro contesto da quello della loro appartenenza culturale, però invece fabbricati con i materiali del luogo, cioè in sostanza la testimonianza evidente della presenza di qualcuno in un luogo diverso da quello in cui aveva sviluppato la propria cultura. Quindi il nuragico che va in Sicilia o a Cipro e si fa il vaso alla sua maniera con quell'argilla. Quindi noi qui parleremo di oggetti, e se possibile cerchiamo di tornare anche ai loro produttori e a chi li aveva portati, in questo caso dall'Oriente in Sardegna. In realtà poi dovremmo anche dire un'altra cosa: si discute molto sul fatto che effettivamente siano stati portati da altri. C'è tutta una tendenza di studi, per esempio, che riduce moltissimo, tenta di ridurre l'apporto esterno, ampliando, diciamo, rafforzando in modo corrispondente il ruolo dei nuragici, nel senso che si vuole negare che tutti questi micenei, minoici, ciprioti e cananei siano effettivamente arrivati in Sardegna, e invece dice potrebbero essersi trovati in qualche punto intermedio, poi i nuragici si prendevano le cose e se le portavano in Sardegna. Il che, ripeto, sarebbe un notevole incremento della capacità organizzativa e di navigazione e di trasporto da parte dei nuragici, invece una riduzione del ruolo degli orientali. Tutto questo è soggetto a grandi discussioni che non finiranno evidentemente in breve tempo. Dobbiamo approfondire gli scavi, gli studi, le interpretazioni, e sulla base di questo costruire un'interpretazione appunto generale del mondo dei commerci dell'età del bronzo. Una cosa mi sembra sicura però: già è stato accennato al ruolo importante che hanno questi lingotti, cosiddetti oxide, chiamiamoli in italiano i lingotti a pelle di bue, che sono questi che hanno queste quattro appendici più o meno distinte dalla parte centrale, grosso modo rettangolari a lati concavi. Ecco, questi lingotti di rame sono presenti in vari punti del Mediterraneo, anche nell'interno dell'Europa, ma soprattutto sulle coste mediterranee, sparsi un po' dappertutto, ma come si vede dai tre disegni nella parte bassa, soprattutto a Cipro, a Creta e in Sardegna. Il materiale di cui sono fatti, il rame, contiene delle impurità. Tra queste impurità c'è il piombo. Il piombo può essere riportato alle compatibili sorgenti, alle miniere di provenienza, tranne alcuni casi di sovrapposizione dei campi fisici che permettono di distinguere le diverse provenienze, tranne alcuni casi, diciamo, è possibile che la compatibilità sia effettivamente indice della provenienza. E già vi è stato raccontato che
la maggior parte di questi lingotti sono considerati di provenienza, quindi di produzione con materiale cipriota, oppure da altre miniere a noi già abbastanza note della zona del Mar Rosso, che vi sono state già nominate. Però quello che voi vedete qui è, a parte la dimensione geografica delle isole, la Sardegna è molto più grande di Creta e Cipro messe insieme, ma il numero e la distribuzione di questi lingotti in tutta l'estensione della Sardegna rendono un pochino difficile pensare che ciprioti arrivassero, per dire, a Creta o a Cannatello, sbarcassero lì il materiale e poi oggi se li prendessero e se li portassero in Sardegna, perché se così fosse ci sarebbero molti più lingotti, per esempio, a Creta o in Sicilia, cosa che assolutamente non c'è. In Sicilia i lingotti sono 2 o 3, in Sardegna sono non so quante decine. E quindi mi sembra evidente che dobbiamo pensare che qualcuno sia effettivamente arrivato da lontano, senza per questo negare un ruolo importante anche di marinai e mercanti nuragici, perché no? Quello che dobbiamo fare quindi è cercare di approfondire questi argomenti basandosi su 2 fonti di conoscenza principalmente, e cioè le navi e gli approdi. E già di questo si è parlato abbastanza. Non si parlerà però mai abbastanza di questo relitto di Uluburun. Io qui l'ho ambientato nel Golfo di Cagliari, evidentemente, con la vista dal nuraghe Sedomestolco di San Rocco verso la Sera del Diavolo di Cagliari. Ma questa è una licenza che mi sono permesso. Il relitto di Uluburun è a Uluburun, cioè è sulle coste meridionali della Turchia, dove questa imbarcazione affondò intorno al 1305 a.C. Io l'ho voluta qui riproporre nel nostro golfo, con la prua rivolta verso il nuraghe antigone di San Rocco, di cui vi parlerò tra poco. Perché è così importante questo relitto? Perché ci fa vedere quello che è stato già abbondantemente detto, ma spero di dirvelo in maniera ancora più chiara e convincente. Questa nave portava di tutto, letteralmente. Ecco, nella parte in basso a sinistra ci sono questi famosi lingotti di rame a pelle di bue, ma ci sono anche lingotti di rame a panella, ci sono le anfore cananee, cioè del Libano, della Palestina, più antiche di quelle fenicie. Le chiamiamo canea per questo motivo: per noi i cananei sono i fenici dell'età del bronzo, diciamo così. Poi ci sono tutta una marea di altri oggetti, ceramica micenea e di altri tipi, quella cosa strana in forme nella parte sinistra in alto sono dei residui di resina di terebinto, che era molto apprezzata perché profumata. Poi in alto a destra c'è una zanna di elefante, quindi avorio, eccetera, eccetera, eccetera. In basso a destra c'è un sigillo con una scena incisa che poteva essere impressa sull'argilla, e così via. Quindi portava veramente di tutto. E qui vediamo ancora lingotti di rame a pelle di bue, spade. Di spade ce n'erano almeno 3. Una tipicamente cananea, quindi medio orientale, una tipicamente micenea e una tipicamente italiana. Poi ci sono punti di lancia, falci, asce, accette. Ecco, qui nella parte sinistra dell'immagine ceramica micenea, ma quando diciamo micenea la intendiamo anche quella cretese dei tempi micenei, diciamo così. Nella parte destra invece tipica ceramica cipriota, che era contenuta dentro un grande vaso contenitore, anche questo tipicamente cipriota. E poi oggetti preziosi, stupefacenti e strabilianti, che naturalmente non si trovano dappertutto, non si trovano nemmeno in tutti i relitti. Questo serve per ricordarci che il relitto di Uluburun è molto particolare, rappresenta in un certo senso il commercio mediterraneo, ma lo rappresenta alla sua maniera. Non ci sono paragoni in altri relitti, né quello di Capo Gelidonia, né quello di Capo Iria, e così via. Anch'essi relitti dell'età del bronzo, del Mediterraneo orientale, ma non così straordinari.
Comunque quello che ci racconta questo relitto, e sono sicuro che d'ora in poi tutti voi saprete perfettamente, ecco, che cos'è questo relitto di Uluburun. Sono i carichi che mandava il re. Certo. Il mio carico pieno, ecco, di Roma. Ecco, questa nave probabilmente faceva, è stato già fatto vedere, il giro del Mediterraneo orientale, seguendo quella striscia blu, e di volta in volta caricando e scaricando questi oggetti che si vedono qua, appunto lingotti di stagno, di rame, vasi di varia provenienza, lingotti di vetro, zanne di elefante, eccetera eccetera. Con un manifesto di carico noi abbiamo delle fonti, l'idea di quello che loro lasciavano e prendere, sapevano che andavano contro l'altro e qui cosa devo prendere, scarico questo, quindi anche nello stivaggio dovevano fare in maniera tale da praticamente da prendere un pezzo e sapevo che lo dovevano lasciare lì e prendere un altro. Quindi questa idea è rimasta nel moderno concetto. Sì, perché il carico, da come si è potuto ricostruire, dalla giacitura, considerate che della nave si è conservato poco e nulla, forse un metro quadro di legname, del fasciame, ma da come i residui del carico si sono distribuiti sul fondale, si è potuto arrivare effettivamente a una ordinata sistemazione di questo carico nella stiva della nave. E qui ho marcato in rosso le quattro grandi isole con le quattro tappe di cui ci ha parlato Mauro. Ce ne saranno forse anche altre, appunto, ma al momento questo è quello che conosciamo meglio. La cosa interessante da dire poi è questa, che in tutte queste quattro isole, in alcuni punti, non dappertutto, si ripetono le stesse associazioni di materiali. Cioè Mauro ci ha parlato della ceramica nuragica, ma Canatello e Commos sono due empori in cui si riproduce una situazione molto simile a quella che vedremo fra poco ad Antigori, e cioè la compresenza di questi materiali che effettivamente nelle navi viaggiavano insieme, e quindi bronzi, ceramiche e altri oggetti di varie provenienze, insomma, che ci raccontano non un viaggio ma una serie di viaggi in cui questi materiali venivano caricati e scaricati e distribuiti. Tutti pensiamo che insieme ai materiali queste navi caricavano e scaricavano anche persone. E quindi immaginiamo equipaggi misti, e proviamo ad immaginarci quante lingue si parlavano in una nave, probabilmente chi dava gli ordini doveva essere sicuro anche di essere capito, no? Ma già proprio nell'equipaggio delle navi probabilmente si rifletteva questo stesso carattere interculturale, internazionale, che credo nella protostoria mediterranea sia veramente una delle grandi storie da raccontare. E allora in Sardegna qui abbiamo nel Golfo di Cagliari questi due siti così importanti, Antigori soprattutto, e poi vicino il nuraghe Sodome Sorco di San Rocco, vicino a loro volta anche al sito ben conosciuto di Nora, e probabilmente qui non è un caso. Antigori non è un semplice nuraghe, è tutta un'altura fortificata, io la chiamo una cittadella nuragica, vedo che il termine piace anche a Mauro, e questo mi fa piacere. Molto complessa, scavare in questo posto è veramente difficile perché è un monte scosceso, arrivarci si arriva soltanto a piedi, tutto ciò che si porta bisogna portarselo alla spalle o con l'elicottero. Ho tentato e tento ogni volta di affinare questa tavola con le strutture attribuendo dei vari periodi, e vi assicuro che è complicato anche questo. Fatto sta che Antigori è il sito in cui maggiormente in Sardegna sono state rinvenute queste ceramiche di importazione, e non solo. La maggior parte vengono da un piccolo ambiente che è il Vanoà, in cui arrivarono prima i clandestini e poi arrivò la professoressa Ferrese Ceruti, a cui dobbiamo i primi importantissimi lavori su questo sito, che naturalmente proseguono e proseguiranno e di cui mi faccio carico per conto della soprintendenza. Altri vengono da due piccoli ambienti sul lato occidentale del complesso, che sono i Vani P e Q, altri ancora dalle torri del lato orientale, la C e la F, e infine anche qualcosa da un altro ambientino, N.
Quindi sono tanti e sono da diversi ambienti, da diversi strati, e tutto va analizzato e indagato, perché non tutto è facile come sembrò a seguito dei lavori della Ferrarese Ceruti, che aveva distinto in questo piccolo ambiente a 14 strati e sembrava che tutto fosse perfettamente ordinato, diciamo, in questa stratificazione. Qui se ne vedono 10, ecco, con materiale dell'età del ferro, del bronzo finale, del bronzo recente e ancora del bronzo recente un pochino più antichi. In realtà vediamo che la situazione è abbastanza complicata, non è tutto così facile, però insomma, bene o male riusciamo a decifrare queste situazioni. Tra parentesi, questa è la situazione attuale di questo ambiente in cui abbiamo riempito la voragine, quindi abbiamo ricostituito il vespaglio pavimentale, riportato alcuni degli strati e ci siamo fermati più o meno al livello degli strati 9 e 10, i famosi strati con i materiali micenei meglio rappresentati. Che cosa abbiamo ad Antigori e che cosa abbiamo soprattutto in questo piccolo ambientino così particolare, che non è una camera nuragica, insomma, in senso stretto, un ambiente veramente particolare? Abbiamo anzitutto delle importazioni, e qui distinguiamo i vari tipi di importazioni: ceramiche micenee continentali, cioè dalla Grecia, dal Peloponneso in modo particolare. Questa è una tabella che io ho scaricato da un volume del 2014, tutta una serie di autori. C'è tutta la parte dell'interpretazione archeologica, ma la base fondamentale, a cui dedicata gran parte del libro, è una marea di tabelle quantitative finali, ecco, sono gli studi appunto archeometrici, quindi fisici e chimici, che nell'insieme hanno dato delle determinazioni, anche qui di compatibilità, ma diciamo di buona approssimazione alla provenienza. Quindi abbiamo già tutta una serie di materiali che vengono dal Peloponneso, cioè dalla Grecia meridionale, la zona di Micene, di Tirinto, di Sparta, di Pilo e così via, luoghi mitici per chi studia l'archeologia di quelle regioni. Abbiamo qui qualche disegno, ma non insisto troppo, qualche fotografia. Notate la qualità eccelsa della ceramica, sia nella lavorazione dell'argilla, nella cottura, nella pittura. E, diciamo che insomma, è abbastanza facile immedesimarsi nello stupore dei nuragici al vedere opere di questo livello tecnico e artistico. Poi abbiamo una serie di importazioni minoiche, ma quando diciamo minoiche io intendo qui in modo particolare micenei cretesi. È importante ricordare che nell'isola di Creta avviene un importantissimo cambiamento. Intorno al 1500-1450 a.C. finiscono i regni minoici veramente, e invece c'è qui veramente, sembrerebbe, una invasione e un cambiamento politico, quindi l'installazione di un nuovo sistema culturale ed economico e politico che è fortemente modellato su quello della Grecia continentale. Quindi io le chiamo, più che minoiche, ceramiche micenee cretesi, e ce ne sono anche di queste. La tabella è più piccolina di quella che abbiamo visto prima, ma in realtà, andando a sfrugugliare tra i materiali, si vede che la quantità tende a ribaltarsi, cioè oggi dagli studi che si fanno e che si faranno, abbiamo in corso un altro grosso progetto di analisi archeometriche, Creta tende a predominare, Creta occidentale e Creta centrale. Di Creta centrale vi ha già accennato Mauro quando ha parlato di Commos, cioè il porto di Festos e di Agatriada al centro della costa meridionale di Creta. Ma qui abbiamo anche una buona rappresentanza di Creta occidentale, molto probabilmente parliamo di Chania, che è un centro minoico importante che si trova sulla costa nord-occidentale di Creta, dove finora non sono state trovate ceramiche nuragiche, ma naturalmente ci auguriamo che questo avvenga. Il fatto è che mentre a Commos si è potuto fare un grande scavo in estensione, a Chania no, Chania è una città e quindi si scava negli spazi liberi, nelle piazze o sotto le case.
e però appunto c'è materiale in Sardegna che viene certamente da quelle zone. Ecco qualche disegno e qualche reperto, questo viene appunto da Creta occidentale, questo invece viene da Creta meridionale, dalla zona appunto di Commos, e questo strano pezzo così decorato non è altro che un frammento di un grande vaso contenitore, noi li chiamiamo i pitoi, al plurale, pitos al singolare, grandi vasi contenitori, ahimè è completamente deformato, è schiacciato così, invece era così, ahimè è venuto male, chiedo scusa, e torniamo a questi, enormi vasi contenitori, sono alti 1,5 metri, 60 centimetri di diametro, decorati con questi cordoni in rilievo, lavorati in questa maniera. Ecco, il discorso che faceva prima Mauro, non è che questi vasi contenitori potessero essere portati dal mare fin su alla Rocca di Antigori, pesantissimi, tirati su chiaramente coi muli, ma non certo per un pregio artistico in questo caso, ma perché contenevano qualche cosa, e forse anche proprio per destare l'ammirazione per questo genere di prodotti. In sostanza, difficile che siano stati i nuragici, no? A portare queste cose su, avranno portato i vasetti fini che usavano nel banchetto, questo contenitore ed altri un pochino difficile, questi sono legati proprio alla al fatto che questi erano i vasi da trasporto delle merci che si trovavano all'interno delle navi, come abbiamo visto prima nella ricostruzione della nave di Uluburun. E quindi anche questo è un forte indizio della presenza di gente che viene da lontano. E di questi ne troviamo anche altri, questi sono recentissimi, e questo è ancora più recente, meno male che qui si vede bene. Questo è un frammentino di un altro pitos, probabilmente di tipo cretese o forse di un'isola lì vicina che è Citera, perché i frammenti in basso a sinistra sono stati ritrovati appunto a Citera, che è un'isola fra Creta e il Peloponneso, e anche quest'altro pezzetto così bruttino in realtà sarebbe un contenitore che viene ugualmente da questa isola di Citera. Quindi abbiamo presenze anche più articolate rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Non c'è soltanto Commos a Creta, ma c'è tutta una serie di siti i cui materiali in qualche maniera confluiscono in queste navi, e queste navi le portano in Sardegna. Abbiamo anche altre importazioni da Cipro. Per la verità non sono per nulla certi questi due frammenti, vedete il punto interrogativo nella colonna della origine suggerita, punto interrogativo, invece quest'altro che vedremo adesso è stato fabbricato nella parte meridionale di Cipro. Ed è questo, un altro grande vaso contenitore, anche questo circa 1,5 metri di altezza, si vede bene, decorato con questi cordoni in rilievo. Ma quest'anno abbiamo avuto la fortuna anche di trovarne un altro, un frammentino, due frammentine combacianti di una scodella che si riportano perfettamente al modello che vedete a destra, ed è una coppa emisferica con una tipica ansa triangolare, tipico prodotto cipriota che si trova un pochino dappertutto, insomma, era proprio un elemento tipico del commercio cipriota, e insomma l'abbiamo anche in Sardegna adesso. Non ci basta, abbiamo anche queste ceramiche cananee, ne aveva già accennato, e qui ricordiamo Lucia Vagnetti, che è la grande studiosa che insieme alla Ferrata Ceruti ha dato lustro alle scoperte di Antigori. La Ceruti studiava materiale nuragico, la Lucia Vagnetti studiava materiali di importazione e di imitazione, e già lei aveva intravisto questi materiali. Ne ho soltanto dei cocci, ma si caratterizzano per queste superfici di colore rosato giallastro che le troviamo qui in questo modello, in quest'anfora cananea conservata al Museo di Eraclion a Creta, insieme ad un'ancora in pietra con i fori che, come quelle che abbiamo ugualmente qui in Sardegna. Abbiamo anche altri oggetti di importazione importanti, sempre nella Gantigori, questa rosetta, questo affarino di 1 centimetro di diametro,
in faience, quindi in un materiale vetroso di colore rossastro, che si confronta esattamente con 5 fra le decine di migliaia di faghi di vetro e faience dal rito di Uluburun. Ancora una volta nominiamo questo giacimento così importante: 5 nel rito di Uluburun, 1 ad Antigori e 1 anche simile, non esattamente simile, nella vicina tomba di Perde Accuzzai a Villa San Pietro. Il collega Paolo Bellentani, che studia questi oggetti, mi dice che, a parte la presenza nella nave di Uluburun, il luogo di produzione dovrebbe essere proprio Ugarit o comunque la costa siro-palestinese, e anche di questo si è parlato a lungo finora. Poi c'è quest'altro oggettino un po' particolare, diverse interpretazioni: secondo qualcuno è una bipenne, secondo altri è una barchetta, ma è un affarino così piccolino, in piombo. E vabbè, ve lo faccio vedere perché si conosce, ma in realtà è difficile dire. C'è poi tutto un altro mondo interessantissimo, che sono le produzioni locali, ceramiche dipinte di tipo egeo. Ecco, Mauro prima vi ha raccontato dei vasi di forma nuragica trovati a Cannatello in Sicilia, fatti con argilla siciliana, e qui abbiamo un caso simile in Sardegna, ma inverso, cioè ceramiche di tipo egeo, cioè minoico, miceneo, però fatte con argilla sarda e con particolari che li riconducono comunque a una produzione locale. Ecco, ce n'è una sfilza, e la maggior parte. E voi vedete nella terza colonna da destra local, 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 quindi di produzione locale. Sono vasi dipinti, e noi, in gran parte dipinti, in realtà poi ci sono anche quelli non dipinti, acromi, ma comunque questi sono quelli che si distinguono meglio, che hanno quindi delle forme, delle decorazioni che si riferiscono, insomma, chiaramente all'ambito egeo, miceneo, ma soprattutto minoico, cretese, con particolari invece chiaramente nuragici, come qui la superficie di questo vaso striata, no? Spatolata, steccata, diciamo noi, quindi lucidata proprio con l'uso della stecca, che è un uso tipicamente occidentale e chiarissimamente nuragico in questo caso, però con motivi decorativi abbastanza grezzi, dipinti. Ripeto, in Sardegna, tranne queste ceramiche e quelle di importazione, nell'età del bronzo non si conosce niente di materiale dipinto, quindi qui c'è chiaramente una influenza culturale esterna. Io ho chiesto più volte, amici e colleghi che studiano le ceramiche micenee cretesi, ma un vasaio o anche un marinaio miceneo o minoico arriva in Sardegna, chiaramente non trova materiale né l'argilla né i coloranti, diciamo, buoni, no? Di buona qualità come quelli che erano abituati ad usare, insomma, adattando la sua tecnologia alle risorse, avrebbe potuto fare una cosa del genere? Tutti mi rispondono no. Quindi non si può pensare che queste cose le abbiano fatte artigiani egei, le hanno fatte artigiani nuragici. E perché? Possiamo pensare che quei nuragici che andavano ogni tanto accompagnando altri naviganti, no? E si erano spinti fino alle coste della Sicilia e di Creta e di Cipro, no? Possiamo pensare che siano stati loro stessi quindi ad acquisire i vasi e a portarli in Sardegna, e in Sardegna imitarli, riproducendo le forme e le decorazioni, ma alla loro maniera. Ecco, qui appunto il problema del chi è stato a fare questo, e di conseguenza anche di chi è stato a portare le cose importate, no? Qui si pone in maniera davvero tale da
costringerci a pensare in maniera problematica, no? A evitare le soluzioni facili, semplici e quasi già scritte, no? Arrivano i miceneo, i ciprioti, portano queste cose, ci insegnano a fare le cose, e chi lo sa. Qui dobbiamo proprio considerare le dinamiche umane. Che cosa può aver spinto quei sinuragici ad andare lì, che cosa può averli spinti a ritornare portandosi certe cose, a riprodurre per un breve periodo e in pochi luoghi questo tipo di ceramica. Non ha avuto grande fortuna, no? È durata poco e in pochi luoghi, però è anche questo il segno di una profonda partecipazione, appunto, culturale, no? Gli scambi non sono solo scambi di oggetti, ma sono scambi di cultura, sono scambi di esperienze, e da questo viene, appunto, una delle più belle storie che possiamo raccontare. Ci sono di questi vasi sia di importazione che di imitazione al Nuraghe Dome Sorco di San Rocco, a pochi chilometri di distanza. Ecco, questi vengono da Creta centrale, quindi zona di Commos, come abbiamo detto prima, e altri invece di produzione locale. Una parolina per dire che questo fenomeno dei contatti micenei si trova anche in altre località, anche su questo già Mauro mi ha preceduto. Questi vasi di ignota provenienza, io veramente dico, ma è possibile che non si sappia, a Orosei non c'è un posto da cui potrebbero venire questi materiali. Questo è stato il primo campanello, appunto, che si è acceso sulla presenza di questi materiali in Sardegna, e anche questi vengono tutti dal Peloponneso. Ecco, nella terza colonna da destra, Peloponneso, Peloponneso, Peloponneso. Poi c'è lo strabiliante Alabastron, il vaso per oli profumati, la Nuraghe Rubo di Urroli, la famosa testina in avorio di Mizzapuri di Decimo Puzzo, che rappresenta l'elmo miceneo con le zanne di cinghiale, un piccolo frammentino da Tarros, ahimè purtroppo trovato in un contesto disturbato, diciamo così, cioè non al suo posto, non nelle capanne nuragiche, ma insieme a materiale rimescolato dalle ristrutturazioni di epoca successiva. Poi ci sono delle cose anche che vanno, che si dicono micenee, ma non lo sono. Ecco, qui frammenti da Nora, per esempio, quelli cercati di rosso, che sono stati pubblicati come pertinenti a un vaso tipo quello di Orroli, ma non è così. Chi l'ha visto, delle mie colleghe di archeologia classica in soprintendenza, Chiara Pilo, ha detto no, questo non è del XIV, è del IV secolo. È perché... Anche certo, tutti vorrebbero non soltanto una seconda Monteprama, ma un secondo Alabastron del Nuraghe a Rubio, e magari perché non pure il terzo, perché anche a Sant'Antioco ci hanno provato, ma pure questo frammentino non è dato addirittura per Filisteo, anche. E d'altra parte ci sono anche delle altre cose, no? Perché i semi di melone del Pozzo Enne di Saosa, Cabras, eppure questi sono una vera e propria importazione di oggetti che comporta anche una assimilazione di tecniche di coltivazione intensiva, no? Negli orti irrigati dal Tirso, no? Quindi l'ambito dei traffici e degli scambi di esperienze riguarda anche questi settori, che naturalmente conosciamo poco, ma questa è la spia, no? Della introduzione di una specie vegetale, quindi di un tipo di coltivazione, quindi di un certo gusto e di un certo tipo di comportamento, no? Che ha a che fare con i rapporti fra la Sardegna e l'Oriente Mediterraneo. Ecco, quindi torno a questa meravigliosa cartina per dire che tutto quello che si vede qui è fonte di grandi problemi di interpretazione archeologica, e difatti tutte le nostre domande continuano ad essere aperte, anche se ci sforziamo sempre di rispondere. Quali erano le ragioni dei traffici già in Sardegna, o per meglio dire dei traffici che coinvolgevano diverse componenti di genti del Mediterraneo orientale e i nuragici? Quali erano i luoghi di incontro fra la gente nuragica e gli stranieri? Come appresero gli artigiani nuragici le nuove tecniche di produzione ceramica?
quali erano le specifiche funzioni e i ruoli sociali dei prodotti di importazione e di imitazione egea nelle società nuragiche. Perché queste cose che arrivano non sono soltanto oggettini, cioè questi hanno un ruolo, questi agiscono, no? Arrivano e agiscono. La gente li vede, li vuole imitare, li vuole avere, li vuole scambiare, li vuole offrire con altri, scambiare con altri, e quindi questi in qualche maniera sono di quelle cose che contribuiscono al grande cambiamento, alla grande trasformazione che la civiltà nuragica vedrà tra pochi decenni, no? Finisce il periodo dei nuraghi, inizierà un altro periodo, e questi cambiamenti hanno avuto forse la loro parte. Marinai nuragici parteciparono, come dice Mauro, alle imprese di navigazione su proprie navi o come membri di equipaggi misti su navi orientali e molte altre. E grazie. Come abbiamo visto, le domande aperte sono tantissime, seppure alcuni punti nuovi sono stati sono stati messi anche da chi mi ha preceduto. In particolare, ecco, l'elemento che emerge è che c'è sicuramente la consapevolezza di rotte che portano verso il Mediterraneo, verso il Mediterraneo orientale, che dal Mediterraneo orientale portano in Sardegna, ma che sono rotte, come dire, biunivoche, cioè che non vedono solo l'elemento orientale che arriva in Sardegna, ma abbiamo visto anche l'elemento nuragico che si sposta. È chiaro che emerge anche dalla presentazione, per esempio, che ha fatto Giacomo Cavillier all'inizio, la differenza che si ha nella ricostruzione di questi processi tra quando si hanno delle fonti scritte che veramente ci consentono poi di dare un significato agli oggetti archeologici e quando invece l'archeologo, come capita in ambito nuragico, si muove senza la scrittura, quindi si muove cercando di interpretare, di far parlare degli oggetti che però molto spesso hanno delle domande, cioè possono dare delle risposte diverse, tutte chiaramente tutte valide dal punto di vista metodologico, ma che magari appunto hanno sfumature diverse nella interpretazione che viene data dall'archeologo. Ed è per questo che molto spesso, quando parliamo appunto di nuragico tra il bronzo e il primo ferro, molto spesso abbiamo delle difficoltà a dare delle letture certe. Questo non significa che gli archeologi non sono sicuri di quello che dicono, ma che propongono al pubblico diverse interpretazioni proprio per onestà intellettuale, in modo tale che chi poi legge i risultati possa capire che quello stesso fenomeno può avere diverse letture e diverse spiegazioni. Abbiamo visto comparire nelle relazioni precedenti diversi oggetti che fanno parte, che evidenziano come la Sardegna sia stata al centro di questi traffici. Abbiamo visto appunto i lingotti oxide, i lingotti di rame che sicuramente appunto circolano nel Mediterraneo e che in Sardegna pongono anche tutta un'altra serie di domande, per esempio perché, seppur la Sardegna è ricchissima di rame, arriva anche rame da fuori, e questo ci deve far riflettere, perché vuol dire che effettivamente la Sardegna aveva anche, come dire, la capacità economica di far arrivare il prodotto da fuori e non solo di produrlo in loco. Significa anche che probabilmente era più semplice, più economicamente vantaggioso farlo arrivare da fuori piuttosto che appunto che estrarlo. Ma accanto al rame sicuramente in Sardegna arrivava lo stagno, e lo stagno aveva ugualmente una circolazione importante nell'antichità. Per diventare
metallurgi del bronzo, grandi artigiani del bronzo, gli nuragici appunto si procurano sulle grandi vie di circolazione dello stagno questo materiale che in Sardegna è presente ma è sicuramente ma meno, molto in misura molto ridotta e non sempre facilmente estraibile. Tra l'altro le indagini che si stanno facendo ultimamente sullo stagno lasciano individuare anche una provenienza di questo materiale anche dall'area della Spagna, oltre che dalle zone classiche insomma del nord Europa, e questo ci fa capire, come dire, che la Sardegna si trova veramente al centro del Mediterraneo, perché il rame da est è lo stagno che arriva invece da occidente, quindi la proiezione della società nuragica non è solo, come dire, verso l'Oriente, come abbiamo visto valorizzate soprattutto nelle relazioni precedenti, visto l'argomento, ma è proiettata anche verso l'Occidente. E anche gli altri oggetti ci raccontano questa posizione della Sardegna al centro del Mediterraneo. La tecnologia del bronzo presenta soprattutto in certe fasi un influsso cipriota molto, molto forte negli oggetti, negli strumenti che vengono utilizzati per la lavorazione, che si ritrovano in Sardegna ma anche in altri oggetti. Pensiamo ai tripodi cosiddetti cipriota che portano alla riproduzione di un tipo di oggetto di artigianato che ha origine sempre verso il Mediterraneo, appunto nel Mediterraneo orientale. Quindi tutta una congerie di influssi che però arrivano in Sardegna e vengono rielaborati e molto spesso appunto si adattano in Sardegna e vengono rielaborati per la produzione in produzioni che sono assolutamente originali. Come avviene anche proprio col modello dei tripodi ciprioti, ma se ci pensiamo è un po' il modello che è stato proposto anche per la ceramica micenea, cioè arrivano degli oggetti che sono chiaramente produzioni esterne ma vengono poi a un certo punto riprodotte anche al nuraghe Antiguri. Questo cosa significa? Che se poi si va a leggere nei vari periodi la cultura nuragica, se questi fenomeni di apertura all'esterno e poi anche di rielaborazione interna si ritrovano un po' in tutti i periodi, in forme diverse, con origini diverse, però sono come dire una chiave di lettura che molto spesso consente di conoscere questi fenomeni. Il forte inserimento della civiltà nuragica all'interno del Mediterraneo orientale e occidentale la si riconosce in modo particolare soprattutto in alcuni contesti la si osserva sul lungo periodo, cioè contesti che magari hanno una lunghissima frequentazione e una vita che va dalle prime fasi dell'età del bronzo fino all'età del ferro, quindi siti molto che coprono un arco cronologico molto ampio, ma soprattutto che hanno una caratterizzazione sacra, diciamo, che hanno avuto una funzione di santuario. Cioè questi fenomeni di circolazione culturale e di apertura all'esterno sono in quei siti particolarmente evidenti. E vi faccio velocemente un esempio di questo, un esempio pratico che ci aiuta a capire come appunto i santuari sono dei luoghi privilegiati di circolazione culturale.
E soprattutto ci danno degli spunti anche per riflettere su come avviene questa circolazione, che sì, sicuramente avviene col commercio diretto. Oggi sappiamo appunto che le ceramiche, come abbiamo visto prima, si sono spostate, sicuramente si sono spostate anche con gli uomini, può avvenire anche, ma esistono anche altre forme di commercio. Cioè nell'antichità il commercio a volte è mediato con i rapporti tra le varie popolazioni, che poi si scambiano che si scambiano materie prime o anche oggetti finiti, non necessariamente, come dire, direttamente, ma attraverso la mediazione di altre aree e di altre popolazioni. E questo per esempio è supposto per l'Ambra, che secondo autorevoli studiosi arriverebbe in Sardegna, per esempio, non direttamente ma attraverso la mediazione della pianura padana. Quindi non sempre che, come dire, la presenza di un determinato oggetto o di una determinata materia prima si giustifica con un commercio a lungo raggio diretto, ma molto più spesso, anzi, il commercio a lungo raggio è mediato attraverso altri passaggi intermedi. Ecco, come esempio di luogo santuariale in cui questa circolazione, in questa apertura agli influssi culturali è particolarmente evidente, vi propongo l'esempio di Sarquisfor, Rosa Villanova Strisaili. Siamo nell'area interna della Sardegna centro-orientale, e quindi anche da questo punto di vista il sito è significativo. Abbiamo visto prima siti che stanno direttamente sul mare, quindi, come dire, il fatto che si rapportino alle rotte che nell'antichità segnavano la circolazione per navigazione è abbastanza naturale. Se invece ci addentriamo negli spazi nella Sardegna più interna, evidentemente anche questo fenomeno ci indica che la comunicazione tra la costa e l'interno esisteva, quindi anche, come dire, una relazione tra le popolazioni che occupavano la Sardegna in queste fasi dell'età del bronzo almeno e del primo ferro. Allora, il sito di Sarquisforros appunto è alle pendici del Gennargentu, è un vasto insediamento di 4 ettari, di diversi ettari, ma sono stati scavati alcuni settori. In particolare le aree dei templi cosiddetti a Megaron, che sono appunto questi templi rettangolari che venivano chiamati a Megaron perché un tempo si pensava che ci fosse una relazione con i Megara micenei, e che invece oggi dagli studi risultano essere delle strutture tipicamente nuragiche, quindi dei modelli architettonici elaborati specificatamente in Sardegna. E poi due insule, due agglomerati, diciamo, divani disposti intorno ad un cortile centrale. Ecco, qui vedete l'ultimo Megaron che era stato scavato, che tra l'altro ha all'interno la rappresentazione di un nuraghe, e questo quindi indica anche la profonda relazione con la civiltà nuragica di questo sito, in cui il nuraghe diviene, come dire, l'immagine di un arredo di culto. Allora, una delle insule, che peraltro non è stata scavata neanche interamente, ha restituito tre importanti ripostigli di materiali metallici e non solo metallici di varia tipologia. Allora, il primo ripostiglio, quello che vedete, che era all'interno all'interno di una di queste capanne circolari, era posizionato all'interno di un vaso, di un grande vaso contenitore inserito in una depressione della roccia naturale su cui era stata costruita la capanna.
Dentro, allora, la modalità di deposizione con questo vaso che sta dentro appunto che sta sotto il piano pavimentale lastricato è una modalità tipica dell'ambiente nuragico. Sono tantissimi siti che hanno restituito appunto questo tipo di che hanno restituito ripostigli inseriti all'interno sotto il piano coperti dal piano pavimentale. Si può fare esempio di Sant'Imbenia, forse il sito più famoso, ma se ne possono fare veramente tantissimi esempi. Dentro questo ripostiglio c'erano appunto oggetti per lo più frammentari, ma veramente pertinenti a categorie di tutti i tipi, cioè oggetti che frammenti di navicella, oggetti d'uso, oppure appunto oggetti di ornamento personale, anche frammenti di bronzetti che erano stati chiaramente estratti dalle basi votive. Vedete il piedino con il piombo che fissava evidentemente un bronzetto figurato ad una base che poi è stato, come dire, recuperato per il valore probabilmente che aveva il metallo. Navicelle, quindi tutti oggetti che ben sono ben noti in ambito nuragico, a partire almeno dai materiali che partono almeno dal bronzo finale, ma che arrivano a fasi anche, che arrivano appunto, che si snodano lungo i secoli almeno per vari periodi. Ci sono tantissimi fibule, per esempio. Le fibule non sono invece un oggetto locale, sono oggetti di produzione di tutta la penisola, dalla Calabria all'Etruria settentrionale. E poi in mezzo a questo contesto anche oggetti invece che ci riportano ad ambiti esterni, in particolare il simbolo di Tanit in bronzo, lo scarabeo che appunto abbiamo visto prima, vaghi d'ambra e frammenti, e invece il frammento di Tripode che però è di produzione, che possiamo dire invece di produzione locale. Allora, il simbolo di Tanit chiaramente appartiene ad un ambito religioso che è ben diverso da quello nuragico, e ci pone proprio la domanda: cosa ci fa un oggetto che riporta a un ambito culturale ben diverso da quello locale in un santuario che invece l'altare a forma di nuraghe ci fa calare profondamente in ambito sardo nuragico. Allora, questo oggetto innanzitutto la datazione, allora, il simbolo di Tanit si diffonde in Sardegna tradizionalmente soprattutto nella fase punica, gli studiosi ci raccontano che questi oggetti nella madrepatria hanno una circolazione molto più antica e precedente all'ambito punico. È chiaro che quando un oggetto del genere viene trovato all'interno di un ripostiglio che ha una lunga fase di formazione è difficile da datare con precisione, però l'elemento sicuramente importante è che appunto un simbolo di una divinità chiaramente è caratterizzante un'altra comunità e altri ambiti culturali sia comunque deposto all'interno di un santuario nuragico. Allora, che cosa si può pensare di oggetti di questo tipo? E lo stesso discorso vale anche per lo scarabeo. Allora, quali possono essere i percorsi che hanno portato questo oggetto a Villa Grande, a Sarquisforros? Può essere che effettivamente l'oggetto sia stato, come dire, donato da un chiamiamolo mercante, con un termine un po' improprio, diciamo da una persona esterna che è arrivata in Sardegna anche sulla scia di traffici e di scambi, e che l'abbia proprio donato nel santuario locale, che poteva essere, vista anche la ricchezza, un luogo di riferimento e di accentramento del potere politico e sociale di quel settore della Sardegna centro-orientale,
oppure potrebbe essere anche un locale che si è spostato, che ha poi, come dire, che ha reperito questo prodotto anche non nel contesto locale ma anche fuori dalla Sardegna, che poi lo ha deposto, come dire, lo ha donato in quei processi di offerta che sono tipici della religiosità nuragica all'interno di questo santuario. E lo stesso discorso possiamo ugualmente fare per lo scarabeo. Questo cosa vuol dire? Che comunque la mobilità nell'antichità, cioè nella protostoria e in queste fasi appunto del bronzo e del ferro, era un dato di fatto, per cui quando appunto si ragiona sui percorsi, sulle vie che possono aver seguito questi oggetti per arrivare nei siti in cui vengono ritrovati, bisogna tenere, bisogna aprirsi a 360 gradi e pensare a tutte le possibilità che ci possono suggerire. Lo stesso discorso possiamo fare per questa mano, che ugualmente è stata trovata all'interno di uno dei ripostigli, del secondo ripostiglio di Sarquisforos. Questa mano è un oggetto che appartiene a una idria con ansia a mani aperte, che è un oggetto di grandissimo pregio, di cui esistono pochissimi esemplari, che in genere si ritiene sia una produzione o magno-greca o greca, insomma c'è un discorso ancora aperto. Qui siamo per una fase molto più avanzata, siamo nel VI secolo, e anche questa, come sarà arrivata a Villa Grande? Può essere arrivata o attraverso degli scambi, dei doni che le aristocrazie locali in questa fase si sono fatte per, in segno di alleanza o in segno di scambio, oppure può essere effettivamente un personaggio locale o lo stesso santuario che evidentemente aveva la capacità economica per farlo arrivare a Villa Grande, che se lo è procurato attraverso gli scambi e attraverso i percorsi anche commerciali che esistono, che toccano la Sardegna in questi secoli. Ma appunto Villa Grande ci ha restituito anfore di produzione greca e di produzione dell'area medio orientale, dell'area vicino orientale, e questo ci fa capire che oltre alle merci di lusso arrivano a Villa Grande anche prodotti come appunto olio e vino, che venivano ugualmente venivano a incrementare quelle che potevano essere le produzioni locali. Il terzo ripostiglio ugualmente ci dà un'idea di questa, come dire, di questa apertura di questo santuario verso l'esterno anche nel sesto, nel quinto, fino alle soglie del quinto secolo avanti Cristo. Qui vedete assieme a una navicella, che è una produzione tipicamente nuragica, altri oggetti che invece nuragici chiaramente non sono, e che in ambito etrusco, dove sono stati prodotti, avevano una caratterizzazione molto molto forte, perché erano destinati al banchetto, quindi a una pratica tipica dell'aristocrazia di quel periodo. In Sardegna, evidentemente, a Villa Grande, come erano utilizzati? Forse erano utilizzati per, forse non sappiamo se insieme a questi oggetti era arrivata anche la pratica del banchetto aristocratico, oppure che siano stati magari rifunzionalizzati e quindi utilizzati all'interno di altre pratiche, di altri usi, di altre prassi, tipicamente nuragiche, quindi che gli sia stato dato un altro significato all'interno del contesto nuragico.
Tra l'altro, appunto, quest'insula è collegata a una bellissima struttura gradonata che ci dà l'impressione, ci dà l'idea anche di un luogo, appunto, di riunioni pubbliche che evidentemente erano collegate con questi ambienti della, della ricchezza, ma chiaramente le domande che ci pone questo tipo, vedete, di struttura tra zona con concentrazione della ricchezza e con ripostigli caratterizzati da questa grande varietà di oggetti e ambito e struttura invece di gradonata con luoghi per riunioni, sicuramente appunto un luogo per riunioni con una fortissima vocazione ad accogliere una parte sicuramente selezionata della comunità. Appunto sono domande che rimangono ancora aperte e che devono essere ulteriormente approfondite. E probabilmente magari con l'ampliarsi degli scavi molte di queste domande si darà risposta. Però ecco, sicuramente l'aspetto che emerge da santuari come questo di Villa Grande, ma ce ne sono anche tanti altri casi, ma non li voglio, come dire, che non, di cui non voglio, non, voglio parlare perché veramente l'ora è troppo avanzata. I santuari però ci confermano quella idea della Sardegna, della comunità nuragica come una comunità fortemente proiettata verso l'esterno e aperta agli influssi culturali e agli scambi con tutta una serie di aree del Mediterraneo, che non sono però solo il Mediterraneo orientale, ma anche appunto le aree tirreniche e il Mediterraneo e tutte quelle popolazioni che si affacciano sul Mediterraneo occidentale. I meccanismi attraverso cui però questi scambi e queste relazioni avvengono sono secondo me ancora molto molto da approfondire. Ci mancano moltissimi elementi, si è parlato appunto di scambi, di commerci, di persone che si spostano da una parte all'altra. Però ci sono delle cose che ancora ci mancano, per esempio non sappiamo con certezza quali erano le merci che alimentavano tutti questi movimenti, perché se effettivamente in Sardegna si riesce a far arrivare tutta una serie di materie prime e di oggetti, evidentemente si avevano anche altre, dal punto di vista dalla Sardegna, si avevano evidentemente, dovevano partire altre merci, altri prodotti che alimentavano questo vasto commercio. Credo che appunto una visione che non si fermi all'adozione di teoremi prestabiliti sia l'unico modo poi per arrivare a dare delle risposte a questi quesiti, tenendo conto che oggi ci sono appunto tutta una serie di tecniche, di nuove metodologie provenienti dall'archeometria che ci consentono di dare risposte che l'archeologia da sola non può dare. Abbiamo visto, ci sono appunto le indagini che si stanno facendo sui metalli che ci aiutano poi a definire le zone di provenienza. Abbiamo visto quanto si può avere, quante informazioni si possono avere dalla ceramica attraverso le analisi delle sezioni sottili oppure attraverso appunto le analisi gas cromatografiche. Quindi grazie a tutti questi strumenti forse riusciremo anche a venire a capo, ecco, anche scandire con maggiore precisione le tracce di questi fenomeni di cui oggi noi conosciamo sicuramente solo la superficie. E tra le nuove strumenti di cui l'archeologia dispone, cito per ultimo, ma non certo per importanza, quello del DNA. Forse solo il DNA ci aiuterà effettivamente a
stabilire quanto gli uomini si siano mossi e quanto, quanto si siano mossi a e quanto abbia appunto sia stata abbia pesato la mobilità sul mare e anche sulla terra delle, delle genti di età così, così remote. Grazie. Torniamo agli Ciardana. Torniamo agli Ciardana. Facciamo un un po' il punto della situazione, riassumo quello che avete sentito e se dico qualche stupidaggine i miei colleghi. Allora, Giacomo Caviglie, i popoli del mare sono pirati, guerrieri che cercano di fare i loro interessi in modo violento a danno dei rapporti commerciali degli imperi d'Oriente. No, intanto non sono da soli, non solo sono gli Ciardana, sono i Lucca, gli Achiava, i Teresh, i Sekelesh, sono tanti. E dopo questo momento gli imperi, alcuni degli imperi attraversano una fase di grandissima crisi, c'è proprio una distrutturazione. L'impero Ittita, i regni micenei, l'unico è l'Egitto che esce bene dal momento. Questa grande fase di destabilizzazione non si deve ai popoli del mare. I popoli del mare si inseriscono, sfruttano una situazione in veloce decadimento per ragioni altre. Due, sono tanti, non solo solo di Ciardana. Due, il disastro che accade dopo non si deve, i popoli ne approfittano un po' come le invasioni barbariche nell'impero romano. Finché l'impero romano regge solido, eccetera, eccetera, gestisce molto bene il problema dei barbari, e quando l'impero comincia a franare che hanno il sopravvento. Aggiungo solo velocemente. Il sistema di cui vi ho parlato, giustamente vi avevo detto, a un certo punto va in crisi. I metodi del commercio non valgono più, e quindi il sistema va al collasso. Questi popoli arrivano da una spinta finale, e ma non è che arriva l'invasione, queste, i palazzi vengono distrutti, ma quello che poi conclude la questione è che non c'è più la formazione scribale, esatto. Non sono i popoli del mare che creano il disastro, ne approfittano, si inseriscono. Abbiamo visto, non c'è nessuna evidenza archeologica. Evidenza è ciò che è lampante, che mette d'accordo tutti per forza, per la sua forza cogente. Non c'è nessuna evidenza che dica che gli Ciardana sono i nuragici. Io certe cose le ho imparate anche dal mio amico Giacomo Cavillier. I famosi elmi cornuti, e in alto vedete le raffigurazioni egizie, gli Ciardana hanno sempre un cerchietto in mezzo alle corna, che o in disco o una sfera, che i bronzetti non hanno mai. E in alto a destra vedete divinità, rifigurazioni di divinità orientali, anche l'ero con gli elmi cornuti. Quindi elmo cornuto non significa per forza nuragici. Come mai questi, i cerchietti che vedete, sono tutti posti del Mediterraneo nel quale c'è materiale nuragico o bronzo o metallico, sia nella fase degli Ciardana o anche un po' prima, sia anche nei secoli successivi, va bene? E in svariati di questi posti non solo c'è ceramica che è frutto di commercio, che quindi può essere portata anche da altri, il problema chi porta e chi non porta, ma c'è anche ceramica che non è interesse, non è un bene in sé, e quindi l'hanno portata certamente in nuragici, o addirittura quella copiata con argilla locale, come abbiamo sentito. Come mai non c'è un cerchietto in Egitto? Come mai non c'è un cerchietto in Egitto, che è il posto nel quale
i faraoni, visto che gli Sardani erano bravi guerrieri, sai che c'è, ti assumo come il mio mercenario. Magari si troverà, ma per adesso non c'è. Mentre in tutti gli altri posti col cerchietto non sono così famosi, no? Come l'Egitto degli Sardana, eccetera. Lì c'è, nel famoso Egitto di Sardana non c'è. Questo per mettere le cose in chiaro. Oh. Detto questo, ammettiamo anche che un domani, il problema, se un domani vi fuori un'evidenza schiacciante che gli Sardana erano nuragici, va benissimo, non c'è, voglio dire, adesso non c'è, ma può anche esserci un domani, può esserci un domani. Invece, in Sardegna si è deciso che gli Sardana sono nuragici e solo loro hanno distrutto gli imperi orientali. Abbiamo detto che non è vero tutto questo, e quindi gli Sardana nuragici sono i grandi guerrieri dell'antichità, quelli che dettavano legge su tutto il Mediterraneo, i conquistatori del mondo intero e anche oltre, e adesso vedremo. E tutto diventa Sardana in Sardegna, ricotte, formaggi, vini, eccetera, eccetera. Adesso, Sardana uguale nuragici, e quindi... il delirio delle stupidaggini che circolano sulla civiltà nuragica, che in sintesi danno questo quadro: i Sardana nuragici dominatori del mondo, conquistatori di tutto, di chiunque, della qualunque, e la Sardegna madre di tutte le invenzioni fondamentali dell'umanità: l'agricoltura, la scrittura, la metallurgia, la navigazione, tutto è nato in Sardegna. I nuragici sono i dominatori del mondo, e la Sardegna è stata la sede dell'invenzione di ogni progresso culturale dell'umanità. Adesso vediamo un po' di esempi. Allora, questo è uno screenshot da un sito di una associazione archeologica molto seguita, eccetera, eccetera. Allora, guardate le parti in rosso. Giù si parla di un libro di uno definito etruscologo, Marco Giulio Corsini. Cercate su Google Giulio Corsini archeologo, non trovate niente. Cercate Giulio Corsini etruscologo, trovate queste pagine e basta. E in questo libro, virgolette, si dice che è evidente che a partire dal colpo di stato di Romolo, stiamo parlando della fondazione di Roma, gli Sardana fanno sentire il loro peso sulle istituzioni di Roma, tanto che si parla di romani equiriti, parentesi, Sardana opliti lancieri. I romani d'ora in poi si chiamano quiriti all'interno di Roma. Certo che si parla di romani quiriti, ma quella parentesi sardana è una pura invenzione. Le fonti antiche che parlano della fondazione di Roma sono molte e abbondanti, sono state molto molto discusse, sono stati fatti scavi sul Palatino, sono state trovate le capanne di VIII secolo, fine IX, diciamo corrispondenti al momento della nascita di Roma. Non c'è niente di niente che colleghi tutto questo alla Sardegna, ai nuragici e alla Sardana. Nulla. E continuiamo su questo filone. Il sardo non è una lingua neolatina, il latino che deriva dal sardo. Una colossale stupidaggine. Una colossale stupidaggine. E quindi Roma colonia sarda. Ma adesso, ma veramente, voi sicuramente amate la Sardegna, siete attaccati a questa terra, certamente, ma perché bisogna rendersi ridicoli in questo modo? Roma, colonia sarda, ma chi vogliamo far ridere? Allora, un altro personaggio di questi signori che, a proposito, quando voi leggete affermazioni sulla Sardegna antica che vi sembrano un po' strane, andate a controllare per quanto vi è possibile il nome e il cognome di chi le porta in giro e cercate di capire che professione svolge, se ha una minima storia personale che lo rende competente nella materia della quale sta parlando.
Per piacere, fate solamente questo controllo e poi chi, se non è un archeologo, se non è uno storico, se non è un linguista, studioso di lingue antiche, chiedetevi una cosa: sto leggendo di archeologia, storia, da uno che non fa questa professione, ma io la prossima volta che devo fare 7:30 vado dal commercialista o vado dal verduraio? Vado dal commercialista. E allora di archeologia, storia, eccetera, attingete da chi archeologo, storico, eccetera, è, ok? Uno di questi signori dice Chardin. Char vuol dire tribù e Dan di Dan, quindi tribù di Dan, un'invenzione pura. Allora procede questo personaggio, andiamo a cercare tutte le parole dove c'è Dan, però siccome in queste lingue dell'epoca spesso le vocali non venivano scritte, quindi, dice lui, possiamo tranquillamente sostituire la A con la I, con la O, con la E, non c'è problema. E quindi cosa viene fuori? Che Londinium, il nome latino di Londra, la Scandinavien, la Danmark, il fiume Don, è tutto Chardana. E il Chardana dovunque, il Chardana dovunque. Seguendo questo metodo, negli Stati Uniti c'è una città che si chiama Mandan e in Cina c'è una che si chiama Andan. Ma se questo signore vede dal video questa cosa, la prossima volta ce le mette, sarà colpa mia che glielo suggerite, perché c'è gente, e giocando con le parole, ci sono due personaggi che vanno dicendo e scrivendo questa roba. Uno è quello che dice il latino deriva dal sardo, Roma colonia sarda, l'altro è un diverso. Il nome di la città di Atene si collega col cognome Azzori. Napoli, che in greco è Neapolis, città nuova, perché è una fondazione greca, no, Pula, è Nuova Pula. I Sanniti, una popolazione dell'Italia centrale, diciamo del V, IV, III secolo d.C., no, dice, deriva dal cognome Sanna. Allora anche la regina di Saba, Saba, quanti Saba? Io ho cercato, c'è un imperatore del Giappone che si chiama Ricciu ce ne sono tanti in Sardegna, e c'è un altro che si chiamava Uda, un imperatore del Giappone, quanti Uda? E una tribù Apache, sono i Nana, e quindi Nanni, che problema c'è? E una tribù di Sioux, sono i Teton, quindi il paese di Teti, è facilissimo. Tutto diventa sardo, tutto quanto diventa sardo. I Fenici non sono mai esistiti, un'altra mirabile opera bibliografica, non ve la fate sfuggire, perché? Perché a un certo punto ci sono le città fenicie in Sardegna, no, sono sempre nuragici, sono città sardana. Ok, e via con nuraghi nel paese di Oman, in Israele, in Albania, in Iraq e anche in Isola di Pasqua. C'è un video su YouTube di uno di questi personaggi dove lo sentirete dire che ci sono nuraghi sull'Isola di Pasqua. Ora, adesso che ci siamo inventati che gli Chardana sono i dominatori del mondo, questo è lo spot dell'assessorato regionale al turismo di un paio di estati fa. La Sardegna, terra magica, terra di eroi, di giganti, di nuraghi, di centenari, di bellezza, di conquistatori e dominatori. Sta facendo riferimento agli Chardana. Adesso, fino a qualche anno fa, il piagnisteo era i romani, i cartaginesi, i romani, i fenici hanno colonizzato la Sardegna, quindi noi poveri sardi colonizzati, dominati e conquistati da questi grandi figli di adesso che, e quindi erano i dominatori, i conquistatori a essere cattivi e noi le vittime. Adesso che invece siamo noi i dominatori, allora essere dominatori e conquistatori va benissimo, è un'etica a corrente alternato, no? Dipende. Allora. Tutta questa robaccia, e adesso vediamo altri esempi, tutta questa robaccia ha grandissimo credito in Sardegna. E quando parlo di credito, parlo di opinione pubblica, parlo di media, parlo di politica, che anche finanzia questa roba, che anche finanzia, sappiate, con le vostre tasse. Ora, non ho qui il tempo,
gli esseri umani sono programmati geneticamente per credere alle favole. Proprio abbiamo propensione innata. No, non so spiegarvi perché, poi magari se c'è un po' di dibattito, chi ha curiosità lo posso anche dire. Crediamo molto facilmente alle favole, perché nell'evoluzione della specie questo è stato fino adesso è stata una carta vincente. Poi lo vedremo. E quindi chiaramente la pseudoscienza e le cose dilagano, no? Le scie chimiche, l'avete sentita, no? Le scie chimiche, no, i no covid, no vax, eccetera. Gli unici del mondo euro occidentale a credere che la terra sia piatta vivono adesso, non sono mai vissuti. I greci, i romani nel medioevo, tutti hanno sempre saputo che la terra è una sfera. Adesso andiamo avanti, facciamo un po' di caso. Quindi non solo Sardana, la Sardegna e Atlantide, la scrittura nuragica che non c'è, le tombe di giganti terapeutiche, un fatto gravissimo. Vengono mandate persone malate a sdraiarsi nelle tombe di giganti perché le energie misteriose delle tombe li guariscono, questa è una cosa di una gravità unica. Energie misteriose nei pozzi sacri, piramidi sotto le colline della Marmilla, la tomba di giganti, lo schema è un simbolo fallico, invece il pozzo sacro è un simbolo sessuale. L'ultima è l'arca di Noè arenata non ricordo più quale collina del Campidano. Ezzi, l'uomo di Similaun, è nuragico, ma non figuriamo, ovviamente i Fenici, Roma, Atene, abbiamo detto, eccetera, eccetera. Allora, velocissimo, diciamo, vediamo solo un paio di esempi. Atlantide è una di quelle che va per la maggiore, no? Qui la sapete la storiella. Secondo Sergio Frau, parte del sud della Sardegna, Campidano, area limitrofe, eccetera, sono state i monumenti nuragici sono stati seppelliti da una gigantesca onda di fango che ha determinato la fine della vita in quei siti, e questo consentirebbe di identificare nel sud della Sardegna l'Atlante del mito di Platone, no? Lo sapete tutti. Intanto Atlantide è una leggenda che si è inventato Platone di sana pianta. Su questo è concorde la critica, ma da molto molto tempo, storici, filologi, archeologi, filosofi, tutti. Il primo è Aristotele, ce lo dice Strabone, che Aristotele era l'allievo più in gamba di Platone, no? E quindi forse lo sapeva bene. Gli fu chiesto, ma Atlantide? E Aristotele rispose, Atlantide è morta con quello che se l'ha inventata, Platone. Nonostante ciò, questo viene dopo, Atlantide, ecco qua. Allora, Marumini, secondo la storiella, Lilliu ha scavato il fango dello tsunami, no? Dell'evento catastrofico che l'ha seppellita. E peccato che però sotto il fango dello tsunami d'età nuragica ci sono le capanne col materiale punico romano. Quindi non, ovviamente, no. E voi avete idea di che cosa avrebbe dovuto causare nell'intero Mediterraneo un evento capace di sommergere di fango il nuraghe di Barumini, che sta a 60 km nell'interno, a 240 metri di altezza? Avrebbe devastato l'intero Mediterraneo. I pallini gialli sono alcuni dei siti nuragici scavati, eccetera, no, nell'area dello tsunami. Come mai Barumini e tutti gli altri, quando si scava non si trovano centinaia di scheletri dovunque? Se fosse arrivata l'onda dello tsunami dovremmo trovare scheletri dovunque, invece stanno tutti bravi nelle loro tombe di giganti. Come mai? Perché non c'è stato nessuno tsunami, naturalmente. Questa è la carta degli tsunami degli ultimi 8.000 anni dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia. E in Sardegna non c'è niente. L'unico geologo che sostiene questa cosa è un noto personaggio televisivo. E non voglio fare altri commenti. Voi lo sapete che la TV viaggia su ottiche che con la correttezza scientifica molto poco ci hanno a che fare. Siccome Platone mette
la storiella in bocca a sacerdoti egizi che la raccontano. La storia di Atlantide, no? Che la raccontavano a un suo antenato, no? E il racconto che Platone mette in bocca ai sacerdoti è 9.000 anni fa. 9.000 anni fa. Siccome 9.000 con la civiltà nuragica i conti non tornano, allora che cosa si inventa? Ci possiamo inventare? Beh, che quelli hanno detto 9.000 mesi fa e l'ascoltatore greco, se diamo fede al racconto, se pensiamo che sia veritiero, e l'ascoltatore greco ha capito 9.000 anni. Se noi prendiamo 9.000 mesi, li dividiamo per 12, arriviamo al 1175 in piena civiltà nuragica. Peccato che qui abbiamo un egittologo, non un giornalista di Repubblica, come Sergio Frau, un egittologo. Gli egizi non hanno mai calcolato abissi di tempo, di secoli, in migliaia o centinaia di mesi. Gli egizi datano le cose con l'anno del faraone, nel quarto anno di Tutmosi III, quello che diavolo è. Ma nessun popolo della terra ha mai usato un sistema così folle per indicare secoli o millenni. 5.000 mesi fa, 350 mesi fa, nessuno mai nella storia dell'umanità, perché è privo di senso e demenziale un sistema di calcolo di questo tipo. E se voi giracchiate sul web, eccetera, Atlantide va per la maggiore, naturalmente, no? Lo raccontano gli insegnanti ai ragazzini nelle scuole, eccetera, eccetera. Questo è un pezzetto di un testo dell'autore di Roma Colonia Sarda, no? Perché è in quest'isola che vengono dati per la prima volta i nomi alle costellazioni, agli dei, ai miti, agli eroi eponimi, all'ossidiana, al bronzo, ai luoghi, alle prime forme sociali legate all'allevamento e all'agricoltura. Ma che cosa? Ma per piacere! Ed è sempre qui, nell'isola delle Torri Sacre, che viene determinato il destino degli uomini e delle nazioni che si affacciano sul Mediterraneo antico. La Sardegna faceva la regia di tutto lo sviluppo storico e culturale del Mediterraneo antico. Ma per piacere, la Sardegna nuragica è una civiltà di primissimo piano nell'ambito del Mediterraneo occidentale, che si rapporta, cerca di rapportarsi con quelle ricche, eccetera, del Mediterraneo orientale, traffici, scambi, eccetera, eccetera. Ma neanche l'Egitto dei faraoni, neanche il regno degli Ittiti si può certamente definire il posto dove veniva determinato il destino degli uomini di tutti i popoli del Mediterraneo. Ma per piacere, per cortesia. Allora, perché tutto questo? Perché tutto questo trova grande, grande favore? Perché la radice è questa. In Sardegna sempre più persone si identificano con i nuragici, sempre più persone credono che l'identità culturale dei sardi di adesso derivi direttamente dalla civiltà nuragica, si risconoscono nei nuragici, no? Noi siamo quelli lì, molti, se voi ci parlate, molti usano la prima persona plurale, noi eravamo, l'ho usata anch'io prima, ironicamente, noi eravamo, e tutti quelli, tutte le ondate storiche, culturali e etniche che sono arrivate dopo, fenici, cartaginesi, romani, bizantini, vandali, eccetera, eccetera, tutta robaccia, nostri conquistatori, dominatori, via, schifosi, eccetera, eccetera. Questa è una stupidaggine senza senso. Chiunque viva in un certo posto del mondo non può che essere erede geneticamente, ma stiamo parlando di cultura, culturalmente, di tutte le fasi storiche e culturali che si sono avvicendate in quel posto. Punto. 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 L'identità culturale non esiste, molto semplicemente non esiste. È un mito culturale dell'Europa del 1800, se volete poi ne possiamo parlare, è una trappola culturale. È una trappola. Non esiste, noi singoli, noi non abbiamo intanto un'identità biologica,
Non siamo un unico essere, un unico DNA. Siamo un essere simbionte come entità fisica. Se con una pillola uccidiamo tutti i batteri, virus e funghi che non hanno il nostro DNA, noi moriamo in 2 o 3 giorni. Non siamo un'identità nemmeno biologicamente. Non siamo un'identità culturale, un'identità come singoli. Andate a leggervi la voce dell'enciclopedia Treccani, identità personale. Se volete vi spiego perché. Figuriamoci se esiste l'identità culturale di un gruppo umano, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, ne possiamo parlare. Ma ammettiamo anche che esista. Non può che essere il frutto di tutti, di tutti. Ma come la vogliamo definire l'identità culturale di un gruppo umano se non intorno ai valori, alle visioni del mondo, le visioni della vita, le regole sociali, l'etica? Spero che siamo tutti d'accordo, perché se la riduciamo al ballo tondo e alle launeddas siamo messi molto male, siamo messi molto male, molto male. Allora, quindi ammettiamo, ammesso e non concesso, che noi sardi condividiamo tutti quanti gli stessi valori, la stessa etica, la stessa visione del mondo, che non è, che non è, no? Ma signori, è dei nuragici, noi su questo versante non sappiamo niente, niente di niente, niente di niente. Sappiamo delle cose generiche che si adattano a tanti altri popoli dell'antichità e che non possiamo individuare in esclusiva tra loro e noi. Sappiamo niente di loro perché non scrivevano. Se qualcuno di voi o conoscete qualcuno che noi nuragici, tu in che cosa ti senti nuragico? Dimmi che qual è la tua caratteristica che trovi nei nuragici e che non trovi in nessun altro gruppo umano del pianeta. Dimmi in che cosa sei nuragico, per piacere. E perché poveretti, no, poveretti, attenenti, questa è una battuta, non scrivevano, i nuragici non scrivevano. E questo viene sentito come un vulnus, come una cosa di inferiorità. Ah, come gli egizi, no, gli titi, eccetera, e noi no. La scrittura nasce nei 3 posti del mondo in cui nasce, nasce perché la complessità, la dimensione degli stati-nazione, degli imperi, territoriale e la complessità dei rapporti fa sorgere la necessità di registrare le tasse, in sintesi, va bene? La civiltà nuragica non era ancora, stava per arrivare a quel punto, ok? Stava per arrivare a quel punto. E invece, ovviamente, la scrittura deve esistere per forza. Questo è a sinistra, vedete, l'origine e uno dei cavalli di battaglia della scrittura nuragica, la cosiddetta tavola di Zrikutu, è un oggettino di metallo così, va bene? Con questi segni. Una decorazione. No, sono lettere, certo, c'è un volume così su questa roba. Allora, questo qui è un puntale di cintura alto medievale, quindi 7-8 secolo dopo Cristo, della necropoli di Casteltrosino nella Italia peninsulare. Vi ho cerchiato gli elementi comuni, gli elementi iconografici comuni. È un oggetto alto medievale, ok? E quella è scrittura nuragica. Lo stesso personaggio che propaganda la scrittura nuragica legge lettere nei bronzetti, le corna sono una lettera, il muso è un'altra lettera. Allora, se il metodo è questo, io prendo il diadumeno di Policleto e ci leggo, e il viso forma una V, la linea dal collo alle braccia forma un A e via discorrendo, ci leggo un bel vaffa. O prendo l'altra proposta, questo è lo schema di un nuraghe. Allora,
lo schema comprensivo di un largo è una lettera, la scala spirale è una lettera, il terrazzo è un'altra lettera, e ci leggiamo delle iscrizioni. E allora prendiamo la pianta, la planimetria del palazzo minoico, poi miceno di Cnosso, scegliamo abilmente gli ambienti, ci posso leggere balle spaziali. Atlantide è già andata. Allora, attenzione, la storiella dell'identità culturale, spinta agli estremi, è quella che ha originato le tragedie del nazismo, le tragedie del fascismo, ok? E la tragedia dell'Ucraina. Perché? Perché? Perché sono russi. Putin ha deciso che sono russi e quindi devono... Madre Russia si prende l'Ucraina, che lui ci creda o no è un altro discorso, ma è l'identità culturale, è la solita trappola dell'identità culturale. Ora, allora, e questo l'abbiamo detto. Allora, possiamo anche fare un ultimo pistolotto. Allora, in tutto questo, i media, stampa, TV, no? Non parliamo dei blog, degli social networks, che sono il regno della fantascienza, cioè della pseudoscienza, dell'insulto, dell'odio, eccetera, eccetera. Okay? Parliamo dei media tradizionali, da cui ci si aspetterebbe un po' più di serietà, no? Microfono, velinari, microfono, notizia, è uscito un libro nel quale si dice che Roma che è una colonia sarda. Ah, interessante, cosa dice l'autore? Così, bene, articolo. Vabbè, ma tesoro, ma un attimo, cioè, no, chiedigli che mestiere fa. Cioè, no, perché le favole vendono più della realtà, dalla Bibbia a Harry Potter. E quindi, signori miei, i media, Rai, quello che volete voi, stampa, eccetera, La mission primaria è la vendita, è il denaro, è il business. Prima viene quello. I giornali devono vendere, le TV devono essere viste perché devono essere venduti gli spazi pubblicitari. Tutto ciò che fa salire la audience va benissimo. La verità, la realtà, l'onestà intellettuale sta tutta su un altro pianeta, chiaro? Salvo rarissime eccezioni. La politica. Tutta questa roba, libri che vengono patrocinati, spazi pubblici che vengono dati, e era anche erogato denaro pubblico, delle nostre tasse. Perché? Perché gli elettori applaudono, perché questa roba piace tanto, perché più la spari grossa sulla Sardegna antica, sulla Sardegna magica, e più il pubblico applaude, perché siamo noi, i dominatori del mondo, bravi. E quando gli archeologi dicono, guardate, che sono un sacco di stupidaggini, nemici dei sardi, nemici della Sardegna, complotto, vogliono tacere all'opinione pubblica il loro grande passato, noi gli archeologi, nell'università, nelle soprintendenze, la notte, ho trovato questo reperto sardana, mettilo sotto il cassetto per carità, altrimenti gli diamo ragione. Un delirio. Allora, se la Sardegna ha rivendicazioni da portare avanti di tipo economico, sociale, trasporti, tutto quello che volete voi, no. Se siete sentita maltrattata dallo Stato centrale, eccetera, eccetera, intanto ricordatevi sempre che siamo una regione autonoma, dagli anni 50. Quindi intanto chiediamoci come è stata amministrata dai sardi, dalla gente che noi mandiamo al Palazzo della Regione, tanto per cominciare. Ma se si è sentita maltrattata, eccetera, eccetera, non sarà questo che farà fare un centimetro in più alla Sardegna. A volte si giustificano queste assurdità dicendo così più la spariamo in alto, più turisti vengono. Nel mondo mediterraneo e mondo intero ci sono almeno 100 posti per i quali è stata proposta l'identificazione con Atlantide. Nessuno di voi ha mai preso un aereo per andare a vedere queste Atlantidi. Nessuno prenderà un aereo per vedere l'Atlantide in Sardegna. Nessuno. E anche se ci vogliamo barattare la verità scientifica per un pugno di dollari, per qualche turista in più,
anche dal bieco punto di vista del marketing, ma giova confondere sulla bancarella delle 100 Atlantidi l'unica isola degli unici nuraghi? Ce n'è solo una di isola dei nuraghi, di Atlantidi ce ne sono tante, no? Ce ne sono tante. E signori, se quest'isola vuole progredire, stiamo attenti a chi mandiamo a governarci, al governo centrale naturalmente, alla regione, stiamo attenti che i nostri amministratori imparino come si fa una richiesta di finanziamenti europei, e come si spendono, va bene, imparino queste cose. Nel 2015, quando c'è stato il default della Grecia, ve lo ricordate, i due referendum, Tsipras che andava a contrattare con eccetera eccetera, gli hanno chiuso i bancomat e compagnia, la premier finlandese non solo nessuno gli ha fatto un euro di sconto per il fatto di essere non la patria degli Sciardana, ma la patria di Platone, di Aristotele, di Euripide, di Fidia, di Archimede, cioè i fondamenti della cultura occidentale. Con buona pace della Sardegna e degli Sciardana, nessuno gli ha fatto un solo euro di sconto. Quando so soldi, signori miei, i Sardana Atlantide non conta assolutamente nulla. La premier finlandese dichiarò alla stampa: perché non si vendono il Partenone? Guardate quanto importa quando si parla di ciccia, quando importa accampare queste cose. Se ci sono rivendicazioni, si muovano i passi nel modo giusto, nella direzione giusta, eccetera eccetera. Queste patacche di plastica, noi eravamo i dominatori del mondo, non faranno fare un passo in più a quest'isola. Ho finito.